Buonasera a tutti quanti. Oggi eccezionalmente, visto che è venerdì, però ancora non ho visto l'anime, non ho recuperato del tutto l'anime in questione, me lo devo ripassare. Il venerdì, questo venerdì sarà usato sempre per i gameplay, mentre a partire da settimana prossima, o almeno venerdì prossimo, ci sarà la live con esse in cui parleremo di Code Geass. Io non vedo l'ora. Però mi devo affrettare a recuperarmi tutti gli episodi perché alcune cose non me le ricordo e poi arrivo impreparato, come al liceo. Comunque, buonasera, Sasone. Il titolo è giusto, mi pare. Sì, stavolta sì. Come anticipato nella live precedente, visto che queste sono appunto le live del contrario rispetto alla blindrun, stavolta. Per questa piccola sezione, che poi sempre 2 ore e qualcosa dura, useremo Eivor Donna. Bravo Sasone, bravo. Gli audiolibri sono belli. E poi Assassin's Creed Gold, per quanto abbia una storia piccola, cioè dura 4 ore, che rispetto ai libri che mi ascolto io non è niente. Però è comunque canonico, quindi va bene lo stesso. E ci sono anche dei personaggi carini nel presente, in questo audiolibro. Sperando che non crashi il gioco, speriamo bene, perché qui mi è crashato il mio primo crash, come ho fatto vedere nella blindrun, è avvenuto in questo punto. Fermi tutti. Momento della trasformazione. Trasformazione. Potere dell'animus. Vieni a me. Mi dispiace, giocheremo col personaggio canonico per un po'. Lo so che è pesante, lo so che è pesante, ma queste sono le live del contrario, l'ho detto già 1000 volte. Odinson 2601, come va? Beh, bene, bene, tutto a posto. Nonostante al solito il mondo crudele, va tutto bene. Non l'ho ancora ascoltato, ma domani pomeriggio è dedicato a Inscreed Gold. Va sì, in 4 ore pomeriggio te lo fai tranquillo. Attenzione, adesso ascolteremo la performance di Ilaria Silvestri su questa scena. Chi si para davanti a Ivar Ragnarsson? Ivar. Sei la Drengr di Sigurd? Aigor. Eivor. Se continui così, macchierai ovunque. Servirebbe del colore. Chi sono? Tutte spie. Recitavano la parte dei contadini. È finita male. Una forcata. Da questo cagnaccio rabbioso. Un tempo i nemici li uccidevamo sul campo di battaglia senza che si sognassero di mandare spie. Non ho capito comunque il senso di far fare sta Ora roba a un stringiamo cieco. tregue e patti. Non è da me. Lo immagino. Igor, Frederike. Io amo le torture, Bravo, bravo le Giangio. urla e Citazioni di un certo potere di livello. liscio. Comunque i capelli di Ivar fanno veramente cagare. Bravissimo. Come diceva mio nonno, vai, comprati le Sei caramelle. libero, porcellino sassone. Potrai scorrazzare per i campi di Mergia. L'avrei fatto soffrire di meno. Il solito Tiger, buonasera. Buonasera. Benvenuto. Seguimi.
Facciamo un giro. Come era quel video? Benvenuti Sigurd nella cupola del piacere. Sono qui. Nel tempio del piacere. Posto? Io lo chiamo Merdaio. Per i merciani è Repton. I loro amati re sono. Vabbè, ma all'epoca era tutto un merdaio. Immagina quanti capricci quando li abbiamo cacciati. Hai affondato il tuo coltello nel cuore di questo regno. È così. Abbiamo messo in riga i nobili sassoni e ora sono tutti pronti a baciarci il culo. Gli unici a non cedere sono re Burgred e il suo capoguerra, Leofrid. Ma Hamburgred. Mio fratello sta studiando un piano per sistemarli. Immagino che con lui ci sarà mio fratello. Sì, non fanno che parlare, Ubba e Sigurd. Ti dovrei togliere il cerume dalle orecchie. Ok, si corre così. Dopo AC3 sono un attimo rincoglionito con i comandi. AC3 Remastered super buggato, grazie Ubisoft. Non sono una stupida, Uba. So che Burgred ti ha... Ah, di nuovo ho fatto sta puttanata di seguire... Non sentiremo mai il dialogo completo di Ross, di... Come cazzo si chiama questa? Tonna, vabbè. Io non me ne parlo. Com'è il tempo lì da te? No, qui. Ma figurati, qua non nevica raramente. Ci vivo in Sicilia, fa caldo. Cioè, non è che fa caldo, ma nevica raramente. Io sono una mercenaria. Chiedo ciò che. Oddio, è anche vero che io abito nei paesi etnei. Quindi in realtà. Vabbè, comunque qui ancora non ha nevicato. Ti avrei preso la lingua per infilartela nel culo. Ora va a farti fottere. Comunque è enorme, proprio alla testa più grossa del braccio di Ivar. Di Ragnar Lothbrok. Ma non temere, Ubba. Ho i guerrieri che ti servono. Se sono come lei, allora non ho nulla da temere. Aspetta che devo mettere... Eivor, morso di lupo. Giungi al momento opportuno. Ubba e Ivar sono a caccia di re. E quando l'avremo preso, ne incoroneremo un altro. Il caro Thane Ceolwulf qui. Non è un ruolo che ho chiesto, ma è ciò che in questo momento serve alla mercia. Un re giusto che guidi sassoni e danesi. Mamma mia, che sacrificio. Un attimo che adesso... Ah, deve aggiornare Streamlabs, che palle. Adesso leggo. Comunque, ringrazio un momento opportuno. Dai, questa che mi sembra proprio matelica. Hai ciò che serve per essere un re? Un giorno, forse. Sei tu un dio. Ma per ora almeno abbiamo un accordo. Il re ha respinto le nostre proposte di pace. Con Ceolwulf sarà diverso. Un nuovo re per una nuova Inghilterra. Per ora Burgred è rintanato nella sua fortezza a Tamworth e non vuole cedere. No, Tonna non è la figlia di Ragnar, no. L'abbiamo assediata. È una mercenaria a caso, no, non c'entra niente. Bussare non è servito. Allora entreremo con la forza. Se prendiamo Tamworth... Ma io vi dirò, la neve è sovravvalutata. E presto anche la merce. Comunque sì. Giangio 007 fa un'altra donazione, meglio grandissimo. Grazie. Sera Ignazio, ti ho preso in tempo stasera, aspetto con ansia la cronistoria. La cronistoria tra 10 giorni. Non tutte le vittorie devono necessariamente passare. Con Odi si sto facendo ogni 2 settimane, se no durerebbe troppo. Ah, ma è più divertente. Quindi 14 dicembre, 28 dicembre e così via. La onoreremo. E già vi posso dire che è l'episodio 3 Septies, cioè parte 7, o 7 volte se lo traduciamo letteralmente, ha la prima parte di Darius. Possiamo fidarci, va, proprio qui la facciamo proprio sospettosa, Eivor. Ceolwulf ha tradito il suo re. Forse un domani tradirà anche noi. Perché fidarci? Come posso rispondere e sperare che... la scorsa... Io non voglio altro che 10 perché... del popolo di mercia. Sì, è stato questo lunedì è uscita la cronistoria. Quindi... Nella mercia di Burgred, dove danesi e sassoni si uccidono a vicenda... Ma no, Ivar non dice che sono fratelli. È un buon piano, cioè, fratello. Non, cioè, con sono Ubba sono fratelli, non con, con lei. Ma ricorda, anche noi. Guarda se adesso mi devo riguardare i dialoghi. Ma no. Tra il mio clan e il regno di Lucared, buonasera. Buonasera. L'uomo sul trono, la avrai. E
Gli audaci figli di Ragnar urlano la loro brama di combattere nello scontro a venire. Che si scateni il vorticare di spade. La battaglia ha inizio. Ah, non sapevamo fosse una poetessa. Ah, è anche medico lei. Dove ha studiato? In un campo a nord di Tamworth. Verrete con noi? Facci strada. Puoi visitare Repton se vuoi. Ci troverai al molo quando sarai pronta a partire. Per ritrovare Ivar Piscione. Siete qui, anche solo per infondere calma. Rilassati, Ceolwulf. Tutti ne avremo un beneficio. E tu verrai ricordato. No, lo so che non era una critica, tranqui. È che mi rendo conto dell'impazienza. Sono così belli. Io stesso che li ho fatti sono impaziente di leggere i commenti se ce ne sono. Se ce ne sono. Mi rendo conto che Odyssey ha alcuni momenti morti che io anzi sto cercando di riassumere. C'è tutta la parte lì della scorsa puntata di Ippocrate. Ho detto vabbè, faccio il riassuntone, sennò qua siamo finiti, perché anche no. Allora, dov'era Ivar che piscia? Che poi Sinin. Vediamo se c'è sempre. Dovrebbe essere. Ma io non lo vedo. Aspetta. Ah no, è lui, è qua. Vabbè, non ci andiamo. Questa comunque è una ex chiesa, vero? Sì, farvi capire che persona sobria che è Ivar. Ah, comunque è vero, Sinin gli ho messo la skin di Senu bianca. Vai, Senu! Ha comunque più senso vedere Senu qua, grazie alla skin, che re di vivo. Anzi, immortale più che altro. Aspetta. Visto che siamo in una città, forse qui, da qualche parte, c'è una gara di canzonamenti. Mi pare di sì. Sì, qua c'è una gara di canzonamenti. Allora la facciamo. Quanti soldi ho? Perché io stavolta vorrei vedere. Perché già ho il carisma necessario. Però nella prima partita non mi ha funzionato perché non avevo abbastanza danè. 328. Ok, questo vuol dire che se perdo questa gara sono fottuto. Vabbè, casomai vendo un po' di roba, dai. O magari non scommetto troppi soldi. Lenti di mente e di parola. Vuoi farmi ricredere? Molti uomini sono chiassosi o stupidi. In Valhalla io ho fatto prima tutte le razzie e poi ho seguito la storia. Le razzie anche sottolivellato, io non ne avrei il coraggio. Però effettivamente ha senso. Perdonami Ignazio, ho visto solo la prima stagione di Viking, ma Ubba è il primo figlio di Ragnar. No, storicamente. Allora, Viking lasciamo perdere che è un fantasy, praticamente. Che in Viking, secondo loro, il primo figlio di Ragnar, poi lì ci sono anche i dubbi, è Bjorn. No, il primo figlio di Ragnar, se non sbaglio, dovrebbe essere Harald. Anzi no, cioè storicamente il primo figlio di Ragnar è Ivar. Però Harald in questo gioco sembra addirittura più vecchio, quindi... Ma che cazzo ne so io. Comunque non è Ubba, no, di sicuro. Ora che ci faccio caso, ma le live non erano Eivor Uomo? Sì, ma queste sono le live del contrario. Nella Blind Run questa sezione con i Ragnarsson l'ho fatta con l'uomo... Quindi dobbiamo farlo con la donna, questa piccola parte. Bene, ti sfiderò. Perfetto, questo è lo spirito. Scommettiamo? È Halfdan che è Harald, ho detto una cazzata. Halfdan, da non confondere con Halfdan il nero, che è una cosa che Viking ha fatto, maledetti. Vabbè, facciamo una puntata bassa perché non sono sicuro. Grazie. Questa l'ho persa qualche volta, vediamo se mi ricordo. Ho sfidato campioni e mai fui sconfitto. Ho sfidato campioni. Facciamo questa. Mi pare questa. È giunto il momento. Io ti farò stare zitto. Oh, cazzo! Terribile. 50 e 50. Sei peste, una vil malattia. Fortuna che ho scommesso poco. Tu sei ben peggio di un ratto che su tutti i morbi che infetta la tua. Dovrebbe essere questo. Tutti i morbi che infetta la tua. Però nessuna. Notevole. Boh, io non ho capito la cosa della metrica. Canzoniere, maestro. Secondo me in italiano, nonostante tutto. Alcune cose della metrica se la sono perse perché alcune risposte non hanno senso. Aspetta, non mi ricordo sono un caso. Gran canzoniere, maestro del verso. Sì, ma fammi vedere le opzioni, ecco.
Oh, allora, l'unica che fa rima è questo, eh? Se mi fai per... A che serve vantarti? Tra poco avrai perso. Ti ha fregato. Ok, l'unica che faceva rima era quella. Sono colpito. Sei più tagliente dell'ascia che porti alla cintura. Come promesso, mi sono guadagnata la vincita. Ma in realtà io non ho seguito tanto i livelli, a parte per i mercenari dell'ordine. Vabbè, ma quelli... gli zeloti. No, non sono gli zeloti, sono gli... Io continuo a pensare al loro nome in inglese, gli accoliti. Gli accoliti sono bastardi. Fino a quando non ti sblocchi certe abilità, è impossibile sconfiggerli. Soprattutto quelli con lo scudo. Ma però se mi dici che i soldati in generale... Sai che quasi quasi dopo... dopo questa parte con i Ragnarsson, che non è detto che la finisco in... oggi, potrei fare la prova. Perché effettivamente, se funziona, avere un sacco di risorse subito per l'accampamento è utile. Piangerà alla vista di ciò che il futuro riserverà a questo regno. Andiamo, Ubba, guascone. Eivor, hai affilato l'ascia? Sono pronta alla battaglia. E al vorticare di spade, sì. È bello averti con noi. Combattere al fianco di due leggende è un onore. Mi hanno narrato delle vostre conquiste e oggi ne farò parte. Tesseremo le nostre saghe insieme, filo per filo. Forza, ragazzo. Dallo smidollato che sei ti trasformerò in un vero uomo, forgiato Posso dalla guerra. Posso essere un vero uomo anche senza combattere. Muoviti, forza. Calma, Ivar. La battaglia è altrove. Sì. Di certo non c'è battaglia in questo ragazzo. Questo ragazzo è il figlio di Ceolwulf. Perché non è nei suoi alloggi? Il nostro futuro re vuole un erede forte, un guerriero. È tempo che dimostri il suo valore, non trovi? Partiamo subito. Gettare un ragazzo impaurito in mezzo ai lupi non è un grande addestramento. Siamo sicuri che sia la volontà di Ceolwulf? È rimasto piuttosto sul vago. Ivar! Verrà con noi. E se dovesse accadere qualcosa al giovane Virgulto, affronterò la punizione del nostro futuro re. Sceglierà di farti decapitare. Ah, sentito, ragazzo? Se muori dovrò uccidere anche tuo padre. Simpatico, Ivar. Ah, adesso c'è la lunga camminata. Ok. In sella, Eivor. È un lungo in sella, se mi fate prendere un cavallo invece di rubarmeli. Bravo, il gioco della sedia. Vai, forza, hop hop. Dovrai sopportare mio fratello. Cerca sempre nuovi modi per divertirsi. Lo terrò a mente. La senti, Ceolbert? La puzza della gelosia per la nostra bella amicizia. Ceolwulf è una figura tragica. E quindi? Cosa ci fa il figlio di Ceolwulf al Repton? È una prova della lealtà di Ceol. La protezione di un branco di danesi è l'ideale per un traditore e suo figlio. L'ideale? Tu e Ivar avete scatenato l'inferno nella contea. Le milizie del popolo sono con noi. Ma Burgred ha ancora dei soldati fedeli in mercia. Li sono devoti e moriranno per difenderlo. La tua voce, Eivor. Ah, c'è Olbert, non c'è uno. Sono diverso dagli altri. Hai buon orecchio. Molti non colgono la differenza. Ma non tutti i danesi sono danesi. Da dove vieni, se posso chiedere? Da più a nord. Da un luogo di nome Fornburg, in Norvegia. Non sapevo che ci fossero terre più a nord. Com'è la gente di lì? Hai mai visto un gregge di pecore che si trascina sul ciglio di uno strapiombo? Ecco com'è. Almeno per chi è rimasto. C'è una missione in cui uno si lancia in un burrone. Letteralmente. Che poi io posso. Allora, io posso fare. No! Pazzo. Aspetta, aspetta, io posso accelerare effettivamente. Però non so dove andare. No, poi questi non mi cagano, quindi niente, devo stare al loro passo. Lo ero. Ora non più. I viaggi in mare hanno spento. Vabbè, Eivor, sai che stai buona, stai buona. A dire il vero, posso dire di ammirare il re Harold. Ha usato le parole e la spada per unire la terra che chiamo casa.
Per la prima volta a memoria d'uomo e nelle saghe degli scaldi, la Norvegia ha un re. Uno solo. È una vera impresa. Davvero notevole. L'Inghilterra è grande metà della Norvegia, eppure abbiamo quattro regni. Fortuna che non hanno fatto la mappa della Norvegia il doppio dell'Inghilterra, sennò sto gioco non finiva mai. Harald è un uomo degno e con grandi idee. Ora mi è chiaro. Sono di soli 6 anni più giovane e ancora non ho vissuto una battaglia. Mamma mia. Non oso pensare alle sue abilità. Quella battaglia è prossima, Ceolbert. Una piccola critica: non mi è piaciuta come hanno gestito le secondarie su Valhalla. Ma guarda, invece secondo me hanno fatto la cosa migliore. Invece di fare secondarie lunghe, tediose, cioè, allora, o le scrivi bene come alcune in Origins, o non le fai proprio, perché se sono come quelle in Odyssey. Anzi, a me ha fatto molto ridere che la maggior parte delle secondarie fossero veloci, semplici, ma piene di gente pazza. Sto gioco è pieno di pazzi ed è meraviglioso. Cioè, la stupidità di tutti mi ha fatto un sacco ridere. Alla fine, se uno vuole la serietà e missioni più intricate, si fa le principali e basta. Se non fossi un principino, ti assolderei come scaldo. Scaldo? Suona quasi come scope, i nostri poeti di corte. È ciò che intendi? Proprio così. Affascinante. L'armonia tra le nostre e le vostre parole è notevole. È come se fossimo lontani cugini, separati da un oceano di tempo e spazio. Wow. Mi piace l'idea, mi piace. Oh, stiamo accelerando un po'. Oh, grazie. A me quella missione mi si è buggata mi si è buggata tantissimo fino alla prima patch. Anzi, fino alla seconda patch non l'ho potuta completare. E l'ho completata tipo della serie: sì, vabbè, l'hai fatta e me l'ha data. Perché poi ha saltato un bel po' di dialoghi. Effettivamente in questa partita potrei provare a rifarla in maniera decente. Ignazio, ma c'è Roberto, lo stesso doppiatore di Frodo o sbaglio? No, non c'entra niente. A parte, vabbè, il doppiatore di Frodo, stiamo parlando del 2001. Quindi dopo 19 anni potrebbe... Ma no, a maggior ragione dopo 19 anni, questa voce così giovane... Mica è Renato Novara, no, credo sia proprio un'altra persona. Vabbè, scendo anch'io, raga, però... Quindi voi mi state dicendo che il video non parte... Aspettiamo se c'è... Io prima sono andato subito, vediamo se c'è un bel dialogo segreto, perché sai, sti stronzi di Ubisoft. No, mi dissocio, sto scherzando. Vi voglio bene, fatemi diventare mentore, così mi date i giochi gratis. Guarda questi ratti pagani. Bestie immonde e fameliche che insozzano la nostra terra sacra. Prudenza, mio signore. Quei ratti ci superano in numero. Questo lo vedo da me, idiota. Ma come agiamo ora? Suggerisco di accogliere le loro richieste. Non sopravviveremmo allo scontro. Sei davvero tu, Leofrit? Ti riprendi in fretta? Inizio a chiedermi se sotto tutta quell'armatura ci sia un uomo oppure un dio. Un uomo che appartiene a Dio, Ivar. Orgoglioso e risoluto. Che non sa parlare per sé. Il capoguerra di Burred ha ucciso una dozzina dei nostri in un'imboscata lungo il fiume Trent. È stata l'ascia di Ivar a fermarlo. Una descrizione avvilente per un lancio così difficile e perfetto. Basta con queste ciance, pagani. Diteci cosa volete. Ma va, chissà cosa vogliono. Vogliamo la tua corona, Lord. Con o senza la tua testa sotto? Ammiro la tua ambizione, pagano. Ma ciò che chiedi è impossibile. Nessun danese ha mai occupato, né occuperà mai, il sacro trono di Mercia. Allora, io avevo risposto nella blind. Infatti noi abbiamo Ceolwulf. Facciamo questo. Questa mi sembra proprio... chi potrà fermarci? Vabbè, questo. Forse preferiresti un norreno?
Siamo un po' più rudi, ma anche grandi poeti. Norreni, danesi, cani. Siete uguali ai miei occhi, sporchi senza Dio. Guarda che, no, guarda che i vichinghi erano pulitissimi. Posso suggerire un approccio più cauto? Sono stanco di queste chiacchiere. Avete calpestato le nostre terre e i nostri monumenti, mentre noi vi abbiamo sfamati e riempiti d'argento. E nonostante tutto ciò, avete ancora il coraggio di assediare il mio regno. Ma ora basta. Moriremo difendendo ciò che è nostro, non importa a quale prezzo. Se vuoi la mia corona, Ubba Ragnarsson, dovrai strapparla dalle fredde mani del mio cadavere. Uomini, alle armi! Tornate al campo, radunate gli uomini! Ci prenderemo Tamworth! Ah, devo tornare indietro, che palle. Me l'ho lasciato un cavallo. Via alla capitana che stiamo per marciare. Ivar e io raduneremo gli uomini. Sei esperta di arieti da sfondamento? Ti ho visti in azione. Ti voglio alla guida del nostro. Sei forte e agile. Bene, ci sarò. Anche io. Ah già, Sigurd, lo Jarl, vero? Ci siamo scordati la tua presenza. Ora, uno potrebbe parlare subito con la capitana, però se si aspetta... Tanto qui si mangiano le bacche. Se si aspettano questi tizi che vanno ai loro posti, ci si può parlare. Io parlerei più che altro con Ceowulf. Allora, non... c'è Olbert. Ceowulf è suo padre. Che palle, tutti i nomi uguali avete. Anche se non mi ricordo se parlarci ti dava... Vediamo. Che Dio mi illumini. No, solo frasi fatte, va bene. Allora fanculo, andiamo alla battaglia. Tu che sei? Sono con i Ragnarsson. Dobbiamo darci da fare con l'ariete. Burgred vuole la guerra e noi gliela daremo. Sei pronta a marciare ora? Hai scelto offesa. Io sono signore, posso dire, cioè, hai scelto la mazza? Andiamo. Ammazza che mazza. Che poi se non sbaglio ammazza che mazza poi l'hanno fatto nella vita vera. Di recente l'hanno programmato per cosa davvero. Ne facciamo di lui? C'è Olbert. Qualcosa non va. Ah, ora c'è il dialogo. Eivor, okay. Io conosco quegli uomini. Ho cenato con loro. 10 giorni fa Leofrid mi mostrava come brandire uno spadone. È un amico. L'amicizia muore, spesso trafitta da una lama. Non si può essere così cinici. Men che meno con Leofrid. Lui esegue solo gli ordini. Quando inizierà la marcia, trovati una tenda e restaci. Non sono un codardo. Non temo la guerra. Ma non voglio uccidere gli amici. Non c'è altra via. Combatti o nasconditi. Sta a te. Beh, anche perché uno non può fare molto. Combatti o ti nascondi. Perché... Davide Perrino. Perino o Perrino. Ah, che palle, sono tutti uguali ste... Più o meno tutte identiche queste scene pre-battaglia. Anche se Eivor che medita mi ricorda un sacco Altair che medita prima di uccidere uno dei 9. Ma può essere tutta una coincidenza. Fortezza di Tamworth. Che riguardandola ora rispetto ai castelli che ci saranno più avanti, proprio una tristezza, proprio tutorial. Distruggete il portone! Ma levatevi, va, ma che ci penso io. Madò, che bello l'ariete. Sta iniziando a cedere! Coraggio! Dai! Ho raggiunto quasi la fine della cronistoria a livello di data. Intendi proprio... Cioè... Desmond, ma stai finendo quello che ho fatto finora di Odyssey? Comunque, cioè, mi fa piacere che ti stai... Che sei quasi messo in pari. Quanto cazzo ci vuole? Oh... Forza.
Fregatevene. Poi com'è possibile che ci siano già dei soldati nostri dentro le mura? Fregatevene delle frecce, forse. Aspetta, c'è un'altra porta da sfondare. Che palle, non l'avevo visto, scusate. Andiamo. Ok, calma, ricarica. Ah, Syndicate ancora, vabbè. Ma sì, da Syndicate a Desmond ci sono solo quelle 10 ore. Calma, no. Oh, come ti permetti? Eliminate gli arcieri e gli ufficiali! O ci abbatteranno uno ad uno! No, no, ma le abilità di... Come cazzo si chiama sto gioco? Di Valhalla sono più realistiche di quelle di Odyssey. C'è solamente Eivor che fa un salto di 3 metri da fermo. Ti troverò, schifoso ratto! Raga, ragazzi, sto arrivando. Un attimo. Arrivo. Con calma. Ce la faccio, eh. Ah, merda, non ho abbastanza adrenalina per fare l'abilità. Vabbè. Non hai speranze. Siamo in superiorità. Ma chi è sta gente? Dove sono spucati? Siete tutti? Siete pronti a tutto. Ubba? Ti strapperò le... Colpo del sole! Aia. Ah, già che io ho sempre... Io ho due... Ecco. Oh, ma aiutatemi, bastardi! Vabbè. Vabbè, ciao, basta. Io ancora provo a combattere senza le frecce. Comunque la merce assomiglia molto a Rohan. Beh, potrebbe anche essere perché per il Signore degli Anelli hanno girato in Nuova Zelanda, Inghilterra, in questi posti qua. Quindi i paesaggi quelli sono. I paesaggi quelli sono. Deponi le armi e arrenditi. Giorno Giovanna, ciao, benvenuto. Prendi tre uomini, cerca sul retro. Guardatevi intorno, cercate delle tracce. Io farò chiamare Ceolwulf. Un trono lo aspetta. Ah, è stata una bella rissa, non trovi? Ma mi sono accorto che ci manca un principino. Dov'è il figlio del nostro... C'era anche Ceolbert. Forse non l'hai visto. Le tue bugie sono proprio come te, Eivor. Grandi e grosse. Era un complimento. Ah già, che finora ho solo due razioni. Palle.
Registro reale, grande potente re, bla 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 bla. Che io la prima volta mi ero flashato che questo fosse un altro simbolo degli antichi. Perché ci sono dei serpenti, invece no, sei il simbolo di Ton. Un registro di pagamenti, come un libro mastro. C'è un simbolo, forse l'emblema di un clan. Ai fratelli interesserà. Ecco, qui Ivar ha la mia stessa energia di quando si fanno le 8 del mattino. Ivar, ho trovato una lettera. Qui c'è un simbolo. Cosa hanno trovato i tuoi? Niente. Tu? Questa. Riconosci quel simbolo? Il sigillo di Tona. Ha stretto accordi anche con Burgred, quella puttana. La mercenaria che ho no, visto mi dissocio. Perciare a Tutte le donne sono principesse. Sta facendo il doppio gioco. Potrebbe avergli rivelato di tutto, anche segreti. Su di me, su Repton, sui nostri piani. Perché perdere tempo con queste buffonate? Fatti un'altra corona e mettitela sulla zucca. Ecco fatto, il nuovo re. Non è così che funziona. Non in mercia. In mercia dobbiamo prendere la corona al nostro predecessore con la forza. Chiederemo a Tonna quanto è indispensabile, dove può essere andato. Cazzo, sai che non mi ricordo cosa avevo risposto? Boh, forse questa non l'ho fatta perché era... vabbè. Abbiamo Tamworth. Burgred è in fuga. Di fatto, ormai sei re. Non ha importanza. Finché Burgred sarà libero, per la gente sarà sempre il re. Deve essere lui a cedermi la corona. Tona è l'unico aggancio. Troviamola e scopriamo cosa sa. Preferirei conficcarmi un'ascia in faccia che andare ad incontrarla. Almeno le farai un'impressione migliore. Abbiamo lo Parappa parappa. stesso padre, Eivor. Ma sua madre era una scrofa. Vieni al campo di Tona quando avrai finito qui. Armati di Bello, pazienza. mi piace E di comunque ascia. come ormai Eivor, Ubba sia talmente abituato una agli parola, se insulti puoi. di Ivar che anche l'insulto alla madre dice Va, vabbè. ti raggiungerò. Io mi unirò ai fratelli, Eivor. Vediamoci da Tona. Mio figlio mi ha raccontato che Ivar insisteva per farlo combattere. E che tu sei intervenuta. Saresti in lutto per tuo figlio, altrimenti. Non è un guerriero. No, ma dovrà diventarlo, in un modo o nell'altro. Col tempo lo sarà, ma per ora cerca di tenerlo lontano da Ivar. Non è certo un buon mentore. L'avventuriera danese, Tona. Lei deve conoscere il nascondiglio di Burgred. Non si preoccupi, c'è Wolf, L'avventuriera rimanga. Sì, ho danese, Tona. capito. Bene. Lei deve conoscere il nascondiglio di Burgred. Ah, ma c'è un punto di sincronizzazione qua. E allora Cosa lo dobbiamo scrive? prendere. Aspetta. Che fai, te ne privi? Oppala là. Ok. Che stracacchio è? Ah, ho sbagliato. Ecco qua. Neanche tanto lontana per prendere solo il cavallo. Anche perché non credo ci siano punti di teletrasporto, di viaggio rapido per andare da lei. Vai, Senu, vai. Ma perché hanno messo un trofeo sulla pesca in Valhalla? Sassone, io che cazzo ne so? Cioè, non è che sono uno sviluppatore di Ubisoft. Ma se si vede che gli piaceva, dice la pesca è così divertente in questo gioco che gli mettiamo un trofeo. Che poi, no.
Senu, Icaro, volevo dire Sinin. No, beh, in questo caso dico Senu perché gli ho messo la skin, Sì, i miei occhi. di Senu. Anche se fa il verso di un corvo. Senu bianca, quindi neanche canonica, proprio tutto sbagliato, tutto sbagliato. Cloppete, cloppete. Dai, supera la collinetta, ci siamo quasi. Dai, bravo. Andrà a finire molto male. Tieni le tue impressioni per te. Calma, Ivar. Ce ne occuperemo io ed Eivor. Lo so. Sì. Finalmente, stavolta il carisma Andremo servirà. solo noi due ad incontrare Tona. Senza Ivar Quindi non dovrei uccidere Tona e dovrebbe apparire nessuno. dopo. La verità è che sarebbe Al contrario di quello che è difficile successo la impedire prima ad Ivar di partita. spaccarle la testa. Nel viaggio non ha fatto altro che ripeterlo. Bene, andiamo. Torneremo presto. Una piccola fortuna a chi spedirà Tona a El. Ti prendo in parola. Ah, da dobbiamo quanto ho camminare, sentito vabbè. a Repton, i fratelli si erano accordati con Tona. Che è successo? È una mercenaria. Forniva a Uba uomini e informazioni. Ma il rapporto si è deteriorato con la sconfitta di Burgred. A quanto ho capito, Tona smania per due cose: argento sonante e sesso sfrenato. Non che questi garantiscano la sua lealtà. Sei inaffidabile. Come può esserci utile? Spetta a noi scoprirlo. C'è un posto che ha il Forse nome di riusciremo Tona. A soddisfarla. E se fallissimo? Ivar ti ha detto di portare l'ascia. Ed eccoli qui, proprio come previsto. Se intuisci di piacerle, continua a parlare. È più il tuo tipo, credo. No, no, questa impresa è tua. Mi fa pisciare sotto come il doppiatore qua fa. No, no, neanche sei matta. No, 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 questa impresa è tua. Tutta la gloria a te, Eivor, tranquilla. No, Sigurd, che cosa ti porta a visitare il mio campo quest'oggi? Credo tu possa immaginarlo. Già, c'è odore di bruciato nell'aria. A ogni modo, se sei qui per parlarmi, immagino che Re Burgred sia ancora in fuga. E tu chi sei, passerotto? Dimmi, vuoi posarti sul mio grembo? Non chiamarmi così, oh, cattivissimi. Chiamami Eivor, un morso di lupo. Passerotto è un'offesa mortale. Su, via. Siete troppo in gamba per stare dalla parte di quei cani. Io cerco sempre uomini e con me guadagnereste bene. Ah, peccato Ti che servono Wolfie è donna. Informazioni, non lusinghe. Dov'è Re Burgred? Ecco che cosa vorresti sapere. E cosa ti fa pensare che io abbia la risposta? Abbiamo trovato delle lettere, un registro. Voi due siete in affari? Non intendo negarlo. Il re paga bene per i miei servizi. Non posso dire lo stesso per quegli asini dei Ragnarsson. Ora stai trattando con me e voglio sapere ciò che sai. Cosa vuoi in cambio? Molto bene. Mi servirebbe un'altra mucca. Potresti offrirmela tu? Oh, stavolta sì! Stavolta la cosa della metà del prezzo funziona, che bello. Quando Ceolwulf sarà sul trono, pensi che sarà felice di sapere che l'hai ostacolato? Che hai dubitato di lui? Dimezza il tuo prezzo, e forse il primo ordine di Ceolwulf non riguarderà la tua esecuzione. Certo che hai fegato. Certo che hai dei poteri Jedi. Burgred mi ha pagato per tenere i nemici lontani da due zone. Lede Chester e il forte di Templebro. Per una bella somma. Se fossi in voi cercherei là. Questo è ciò che so, né più né meno. Abbiamo finito. Lede Chester e il forte di Templebro. Conosci questi luoghi? Io no, ma i fratelli sì. Andrò a informarli. Tu non indugiare troppo. Dobbiamo andare a caccia di re. Certo, immagino che nulla mi impedisca in realtà di entrare qua dentro. Aspetta, posso parlare addirittura con... Ora sei benvenuto, addirittura!
Addirittura sono il benvenuto. No, 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 che attacco furtivo, noi voglio solo parlarci. Posso parlarci e basta, senza uccidere, fare Vorrei cose. proprio assaggiarti. Allora, visto che sono il benvenuto, ne approfitto e mi prendo il libro delle abilità che c'è qua. Sì, comunque hanno aumentato per davvero il raggio d'azione dell'occhio di Odino. Allora, come si va sotto? Allora, aspetta. Vola su queste terre, amica mia. Ah, da là. Hai visto la nuova puntata di The Mandalorian? No, no, ancora non l'ho vista. Dovrei farlo oggi, forse. Beh, allora, diciamo che io. Allora, qui c'era scritto che ero il Odino, ti avrò! benvenuto. Al mio Hai segnale! fiato corno! No! Vabbè, io ammazzo. Io però Tona non l'ammazzo, lo dico perché la voglio rivedere più avanti. Diciamo che, allora, come stavo dicendo, io The Mandalorian, cioè The Mandalorian non mi sta facendo impazzire, anzi. E io ho detto, vabbè, lo guardo fino a quando c'è Ahsoka Tano, così sono contento. Ah, mi manca la chiave. Vabbè, un bordello, ho capito. Qua ci si va dopo, quando finisce tutta la roba. Se no qua veramente rischio di ammazzare Tona. No, no, lasciamo stare, lasciamo stare. Fortuna che ero il benvenuto, eh. Sono il benvenuto, ma c'era un'area in cui non lo ero, ok. Coerente. Comunque, però, in questa puntata di The Mandalorian, anche chi. Anche persone che seguo, che anche loro non l'hanno per niente apprezzato, hanno detto: ecco, questa è una puntata bella. E io, ah, ok. Sigurd ci ha detto tutto. Ben fatto. Le Decester e il forte di Templebro. Ne sapete qualcosa? Di Temple, bro, bro. Le Decester è una cittadina. E Templebro è un vecchio forte militare. Tutto qui. Chissà quale ha scelto Burgred. Li controlleremo entrambi e in fretta. E cosa ne facciamo di Tona? Scommetto le mie palle sudate che sta scrivendo a Burgred, dandogli nostre notizie. Lasciate che me ne occupi io. Dobbiamo muoverci, Drenger. Io assalterò il forte di Templebro. E io ti seguirò, Sigurd. Dunque a me rimane le Decester, tutto solo come un fottuto cane. Porta un'amica, fratello. Se Eivor ti passerà il termine. Andate pure. Vi raggiungerò molto presto. I cavalli sono rimasti lì tutta la notte. Come Ezio sulla panchina in Brotherhood per aspettare Leonardo. Allora. Ok. No, le Decester no. È questo? Ma temo si trovano le rovine di una fortezza romana. Ok, stavolta facciamo prima questa qua. Madò, 2 km. Na 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 na
di dire, ok. Conoscono Kratos grazie a Fortnite e non grazie alla sua violenza. Ah, sì, l'avevo visto che c'era una skin di Kratos in Fortnite. Beh, almeno lo conoscono, guarda, è un passo avanti. Poi quando crescono e smettono di giocare alla merda, no, non è vero, in realtà a me Fortnite piace anche se non lo gioco più da un anno. Magari un giorno, a parte che comunque recuperarsi i vecchi giochi di Kratos per i giovani di oggi è faticoso, perché la grafica è brutta, perché i comandi fanno schifo, la storia è un po'... No, la storia è bella, no? È un problema più che altro di grafica.
Speriamo, incrocio le dita per il prossimo gioco su God of War. Anche se ormai dopo il primo, che per me è proprio un gioco da 10, è un capolavoro, non ha sbagliato niente. È difficile, quelli di Santa Monica possono sbagliare. Garibaldi, buonasera, benvenuto. Qui dovremmo... Qui adesso c'è il personaggio che effettivamente, come mi è stato fatto notare ieri, assomiglia un po' a Kathleen Tully. Se non fosse per il fatto che la testa è enorme. Levatevi! Tutti questi animali, che sono passati a Biancaneve, tutti questi animali insieme. Vabbè, niente, il cavallo si è rotto. Ok, basta. Qui lo dobbiamo guidami. Qui dobbiamo circumnavigarlo e io col cavallo non ho voglia di farlo. Lo potrei fare con la barchetta e invece prendo la nave. Eh sì. Ma anche perché... Cioè, ma proprio... Cazzo, non c'è niente di sbagliato in quel gioco. È coerente con... Fa paura a vedere che è coerente, perché la paura di molti era, cazzo, questo essendo un soft reboot, potrebbero non nominare più il passato di Kratos. Anche se proprio l'inizio del gioco, che c'è lui con le bende che gli cadono, si capisce che sta ripensando alle catene delle spade del caos, che poi, vabbè, spade del caos poi hanno cambiato nome mille volte durante i giochi. Forza, più veloce! Quei preti avranno di certo molto argento. Che stavo a dire? Però ti posso assicurare che quello è il Kratos dei vecchi giochi. Cioè, c'è un certo punto in cui dici: ah, ok, tutto torna. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, che bello. Non si può. Allora. Cantate qualcosa. Garibaldi. Ah, Garibaldi! Non capisco adesso! Crocca troia, che è un nickname geniale! Io sono un tuo follower di vecchia data, sono Federico. Ah, sì, Federico. Sì, sei uno dei primissimi, tu. Ti seguo i temi di Assassin's Creed... Ma perché non riesco a leggerli? È scritto che una storia episodio 2 o 3. Sì, tu eri più o meno... Eri proprio nei primissimi. Sono su YouTube e ora anche su Twitch. Ma mi fa molto piacere. Ma anche perché tu ogni tanto sul sito... Vabbè, su YouTube, quello che è, mi scrivi quando ricominciano le live. Però non ti vedevo mai, quindi mi chiedevo perché me lo chiede. La sei cavata meglio del tuo amico testardo. Lui non dirà mai più niente. Io mi ricordo, come se fosse ieri, che uno dei tuoi primi commenti è stato: sarebbe bello giocare nei panni di Darius. Ne pensi? Poi è arrivato Odyssey e quindi niente. Se vedranno pazienza. Una nave, si scatenerà il caos. E sarebbe un ma... Eivor, eccoti qui. Eivor, vecchia canaglia. Chi sono i prigionieri? Uomini della fortezza in avanscoperta. Li abbiamo torchiati. Burgred non è qui, ma c'è la sua regina, Athelswit. Devono essersi separati. Che poi a E si dovrebbe leggere E, quindi è Edelswit. No? Dobbiamo entrare e trovare Athelswit. Capire una regina per trovare un re potrebbe funzionare. C'è solo un modo per scoprirlo. Prova a spremerli ancora un po'. Eivor e io andremo a recuperare Athelswit. Odino vi guidi. Beh, in un certo senso lo sta facendo. Ok, basta. I sassoni non spalancheranno le porte. Possiamo entrare di soppiatto. O sfruttare la tua nave. Ma che so... Ah no, sto... Ok, è vero. Potrei provare a farlo di soppiatto. Ho tanto sognato questo giorno. Sognavi di rincorrere un re per una contea? Di vivere da vichingo. Con te, con i nostri fratelli e sorelle. Di conquistare nuove terre e forgiare alleanze. E se questa vita esige che oggi rincorra un fuggitivo, così sia. Non vorrei essere altrove. Anch'io, fratello. Oh, una cosa bella di Valhalla è che con tutti gli alti e bassi comunque presenta un rapporto fratello-sorella o fratello-fratello, vabbè, decente. Cioè, qui non ci sono...
Poi soprattutto col fatto che quella canonica Eivor donna, io tipo, Madonna, tipo si innamora. No, no, non è un cazzo di anime. Mi lagga un po' la live. No, ho detto che una delle tue prime domande era, mi ricordo come se fosse ieri, che era, sarebbe bello giocare un giorno nei panni di Darius e poi con Odyssey. Questo sogno è stato infranto. Il ruolo del Drengre è come quello di un cavaliere per i vichinghi. No, il Drengre è un guerriero. Mi pare che Drengre sia proprio un termine per i giovani guerrieri. Quindi devi essere guerriero e devi essere anche giovane. Pensa a te. Alex, una domanda. Nel video tutorial che il libro è l'ultimo. Nel video tutorial che il libro è l'ultimo che prendi, quello che dici essere un bel libro? Ah! Ma allora, a parte che ero sarcastico. Ho capito, ok. Ma ero un po' sarcastico, perché quella è la caduta dello Zentir di Kal-El, che ho recensito, è uno dei miei video più visti del canale. E se tu cerchi anche su internet, cioè su YouTube, tu cerchi la caduta dello Zentir recensione, non ti appaiono gli altri, ti appaio io. Io ti appaio prima ancora dei video di Kal-El, pensa a te. Sta cosa mi ha scioccato. Era un po' una battuta, perché, cioè, non è bruttissima. La recensione l'ho fatta. Non è bruttissimo, ma non è neanche questa roba incredibile. Era per fare una battuta. Allora, io mi ricordo che qui c'era un'abilità che io volevo. Parata dannosa, no, perché tanto non paro. Attacco perfetto, potrebbe starci. Ecco, incremento. No, questo è. All'inizio. Però la mira di emergenza, sai che è quasi quasi. Andiamo qua. Facciamo questa strada. C'è questa abilità che è stupida, però va bene. Allora, io nella blind run con i vari tagli non l'ho mostrato, ma io qua stavo riuscendo a essere stealth. Questo posto è guardato a vista. Stavo riuscendo a essere stealth, ma siccome non avevo capito dove andare, a un certo punto ho detto vabbè, ciao, e ho fatto bordello. Ora vediamo se riesco. E già per come sto. Questo mi vede però, come cazzo faccio? Ma forse non mi vede. Beh, c'è solo lui. Quindi se io la prendo Stai larga. dietro. No. No, ma ha visto? Ma ha visto? Faremo a modo nostro. No, 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 che modo nostro, stai buono, Sigurd, stai buono, stai buono. Ok, miracolosamente siamo riusciti. Oh, porca puttana. Che era una battuta, l'avevo capito quei malavoglia. No, ma non c'è il malavoglia. Non ci sono i malavoglia in quel video. Oh, io passo di qua. No. Tu non mi hai visto. Cazzo, avrei dovuto meditare fino a notte. Ma girati, girati, bastardo, girati. Quella è la coscienza di Zeno, non è malavoglia. E non è una battuta quella, la coscienza di Zeno a me fa cagare. Malavoglia non mi sarei mai permesso. Mi fa talmente cagare la coscienza di Zeno che l'ho anche messa questa critica al fatto che è un libro di merda anche in una vignetta che ho fatto su Instagram tanto tempo fa. Criticando contemporaneamente anche il mio secondo libro, quello dei Lilsfar, però sono un po' di par condicio, dai. Così Italo Svevo non si arrabbia troppo dall'aldilà. Ignazio, il Thor della leggenda è più simile all'eroe Marvel o a quello visto in Assassin's Creed Valhalla? No, più quello di Valhalla. C'è un rincoglionito coi capelli rossi che pensa a menare le genti. E con la panza anche, sì. Vabbè, la panza non lo so, però. Oh, merda, ma perché sono qui? Vabbè, vediamo se riesco a. Ok,
Dai, forza. Potere del cristallo di Luna. Qui immagino ci voglia la chiave. No. Ma sto Valhalla è più tipo Origins o tipo Odyssey? È più... No, è più simile a Origins in realtà. Ora. Io mi ricordo che dovevo andare tipo qua. Da qualche parte qui c'è l'entrata della caserma. Ma in effetti ho un corvo. Cioè comunque io ho un... Spiega le ali, Sinin. Ho un coso. Ah, è qua, qua. Ok, dovevo girare l'angolo. Vieni, Sigurd, vieni. Sì, 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 avevo risposto. Quello che va più vicino al dio Norreno. Rispetto a quello della Marvel, sicuramente. Forse Athelswit è qui. Rispetto a quello della Marvel, sicuramente il Thor di Valhalla è più simile a quello vero. Vero, vabbè. Tra virgolette. Ok, io devo andare di qua. Ho fatto bordello. Ma è giusto così. Sperando che non suoni tutta l'allarme. Fallo tutto stealth qua, impossibile, via. Ah, ecco un'abilità che devo sbloccare prima o poi. Quello di lanciare le asce quando faccio gli assassini tutti stealth. Aia, questa l'ho sentita. Questo l'ho sentito. La pagherai! Dai, senza far scattare l'allarme. Oh, questa possiamo considerarla semi-stealth. Dai, è andata meglio. Freccia perforante. Ma sì, dai, mettiamola. Che cazzo mi interessa. Bom. Io ho un problema con Odyssey. Non l'avevo intuito dai commenti. Non esistono parole per esprimere il mio odio per quel gioco. No, poverino di merda. No, non è un gioco di merda, dai. Non è proprio un gioco di merda, ma ha spaccato. Ah, mi ha spaccato. L'ho odiato tanto e l'ho pagato pure 20-25 di Origins. Ma ho pensato tanto, ma Odyssey non lo posso vedere. Peccato che Odyssey è fondamentale per la per la lore di Assassin's Creed. Però vabbè. A parte questo piccolo dettaglio. Ma a me Odyssey ha divertito un sacco. Anzi, ci sono alcune cose di Odyssey che vorrei ci fossero in Valhalla. Tipo la mappa più piccola. Poi Odyssey è molto più arcade rispetto a Valhalla. Si possono fare più cose simpatiche. Lady Athelswit, Burgred ha fatto del suo meglio per nasconderti. Ma era solo questione di tempo prima che ti trovassimo. Lascia andare le mie ancelle. Non hanno niente a che vedere con questa faccenda. Sentito, Eivor? Nobile, altruista. Ecco una donna con cui stringere un accordo. Una donna di valore. A noi interessa solo il tuo re. Dici dove si nasconde Burgred e ce ne andremo senza spargere sangue. Il fabbro di Odyssey doveva essere in compagnia. Come di Odyssey? Ci sono mille fabbri in Odyssey. Molto efficace, vuol dire? Sigurd. Ancora non comprende il pericolo che corre. Ma lo capirà. Sì, vabbè. Ma sì, sì, Cassandra è mille volte meglio di Alexios, nonostante abbiano gli stessi dialoghi. Ma questo credo dipenda anche dal fatto che Yolanda, non mi ricordo mai il cognome, è più brava rispetto all'altro. Non lo so, le dà quel qualcosa in più di personalità. Ok, ora parte l'inseguimento ed è un bordello. Sorveglia le ancelle. Io inseguo a te. Sorveglia le ancelle. Ancora sono tutti vivi. Via. Ah, quel fabbro. Ok, non capivo. Ah, allora sì, allora sì. Inseguimento con le barche. Bellissimo. Sorveglia le ancelle. Io inseguo Athelswit. Sì, l'hai già detto, Eivor, tranqui. No, narrativamente inesistente non è vero. Vabbè, comunque quello che penso su Valhalla, sì, fanculo, su Odyssey, l'ho detto un anno fa nella mia recensione, non ho cambiato idea di una virgola e ora sto facendo anche la cronistoria su Odyssey. Quindi, boh.
Ma che succede? Ma va bene. Aiuto! Aiutatemi! Ma che palle, fatemela almeno. Ah, ma quindi lei va qua, se la lascio fare. Sai che non l'avevo mai. Ok. Rapperò le viscere. Mio marito vi spedirà all'inferno. Colpite da dietro. Madonna, questi sono antipatici. Questi li devi colpire alle gambe o niente. Ti ordino di fermarti subito. No, c'è Cola. C'è Cola, ma vaffanculo. No, no, addio. Devo nascondermi, non posso affrontarlo, Cola. E non voglio ricominciare da capo anche perché non ho salvato. Cioè, non so quando il gioco ha salvato automaticamente. C'è Cola, tra i vari accoliti, è uno dei più difficili che ti appaiono. Cioè, io ho visto proprio guide verso la fine, quando dovevo fare l'ordine degli antichi, non riuscivo a trovarli, gli accoliti. Ho cercato guide su YouTube. E Cola proprio ti dicevano, guarda che tu devi avere un culo che ti appare, poi è apparso, quindi poi non so se è vero. Però molti dicevano, ah, a me non appare, a me... E invece no, qua, in mezzo alle balle, va bene. Ma guarda te, questo non me l'aspettavo. Cola non lo posso affrontare adesso, è troppo difficile. Ho bisogno dei tuoi occhi. Ma che, oh, ancora? Ah, questo non è normale, ok. Era mio fratello! Ti sventrerei! Avanti, oh, ma quanti siete? Peggio di Unity non si può fare, dai. Unity è veramente inutile a livello di narrazione. C'è Arnaud che ha fatto delle cose. Ma perché dovevamo rivivere i ricordi di Arnaud? Per vedere se un corpo vecchio di 300 anni fosse ancora utilizzabile. Ma ti pare? Oppure è bellissimo. Sappiamo che Arnaud ha incontrato un saggio, ma non sappiamo né dove né quando. Questo te lo dice Vescovo mentre si vede la scena della ghigliottina di Re Luigi. Cioè, ok? Quindi già tu hai quel ricordo, però vabbè. Unity fa veramente cagare come narrativa. No, Cola, vattene! Vattene! Basta! Stalking! Dai, andiamo via, Adelsweet. Anzi, Adelsweet. Adelschweiz. Ah, vedi, infatti, cola di merda. Infatti, a me invece qua, così, hop. E poi in questa partita la facciamo proprio difficile, perché qui faremo in modo che gli accoliti ti danno la caccia. Ti diano la caccia. Quindi non bruceremo la lista, come... Anche perché, vabbè, facendo tutto il contrario... della blind run uccideremo anche Ciccio Pasticcioli. Vostra Altezza, ci hai davvero fatto sudare. Non osare toccarmi, pagana. Lo sto facendo. Il senso dell'ospitalità. Deve essere un sì. Lasciami andare, te lo ordino. Dopo tutta questa fatica, dovrei essere pazza. Forse non te ne rendi ben conto, pagana, ma io sono la regina di Mercia. E qui Eivor, silenzio pietoso. Tempo, perché io non dirò nulla, né a te né ai tuoi amici barbari. Forse ci ripenserai per il bene del tuo popolo. Chissà quante altre vittime potremmo mietere noi barbari. Non ho paura di te. E invece dovresti. Fighissimo. No, vabbè, anche qua va bene, dai. Vi è qua. Tutta salute. Hop. Bella raga. Ho portato la regina.
Sì, so visto su PS4 standard, sì. Sì, con Unity hanno sprecato tutto perché hanno Vedi, messo la maggior parte delle robe della hai visto giorni rivoluzione in migliori. quelle schifo di missioni co-op, Dio messe anche in incenerirà la tua ordine anima, sempre che tu ne a abbia uno. caso l'ordine storico. Che ostaggio vispo, e si intende Questi di giochi col poesia doppio sesso, come io immagino i doppiatori me. Dov'è la felicissimi. mia Cadley? Vabbè, non è che ogni Che cosa doppiatore ne deve avete doppiare fatto? due volte, ognuno fa la Intendi la tua sua. ancella? La ragazza Felicissimi perché li coraggiosa pagano in il abiti doppio, cioè regali? pagano due È in doppiatori in catene più. assieme alle altre. Le riporterò tutte a Tamworth Sì, per Unity, interrogarle. vabbè, ma Unity era. Se le avete La fatto Notre anche solo Dame un era nome. dettagliatissima, quindi. Informerò Ci è Ceo. voluto più di un anno per Forse fare lui la Notre convincerà a Dame. parlare. Andrò alle De Chester. Anche Forse per gli questo mi varrà fa tutto per specie che fortuna. Unity sia stato sprecato con quella storia di merda, visto tutto il lavoro che Seguite. c'era dietro. Che ne sarà dei Per non prigionieri? parlare poi dei Non ci bug, che servono più. veramente, mamma mia. Liberateli. Valhalla Valhalla, ma Unity, non scordiamoci com'era i primi mesi. Toh. Sei un dono del cielo. Ehi, che Grazie. succede? Allora, adesso dobbiamo andare da Ivar. Per fortuna qui ci si può teletrasportare. Ivar! Ivar! Scusate. Piccola informazione, la rivoluzione russa è stata causata dai templari? Cazzo, è bello che l'ho fatto, Nicolai. Penso che sia. Aspetta, sai che non me lo ricordo? Mi pare di sì. Allora, c'ho questo dubbio, non mi ricordo se è la rivoluzione russa. No, la rivoluzione russa è nata dal popolo. Per i fatti propri, però poi sia assassini che templari se ne sono approfittati. Sì, mi pare fosse andata così. Non so se venga mai detta sta cosa nelle varie robe di Nicolai. Ma anche gli NPC che devono dirlo due volte in base al sesso. Sai che in alcuni. Ma sì, la maggior parte è così. Alcuni poverini, c'è tanta di quella roba che se lo sono dimenticato. Ci sono alcuni dialoghi che parlano sempre comunque al femminile. Vabbè. Forse perché il femminile è quella canonica. No, sarà per quello. Che cosa vedi, Sinin? Ah, sì, certo, la rivoluzione russa è nata dal popolo perché. Vabbè, che poi questa cosa è stata retconnata mille volte perché. Con i glifi 10-2 con il fumetto di Nikolai Orelov. Però nel momento in cui Rasputin è morto, si è distrutto. È stato distrutto il bastone dell'Eden che controllava le menti. Praticamente non c'era più nulla che tenesse il popolo assoggettato alla monarchia dello zar. Sì, ok, non mi ricordavo sta cosa del bastone, vero. Giusto in tempo, avremmo iniziato l'assalto senza di te. Cosa hai visto? Soldati in abbondanza, Te un lo sei viavai visto di Vikings carri. fino alla Viscido di quinta Burgred è stagione, qui, ne sono mi certo. pare? Quello dove la Gerta ha i capelli bianchi, non L'eterna è mi quella ricordo. chiesa, Ma laggiù, più che altro vedi? per curiosità, Ha perché mandato già un dalla terza in venditore a poi per me fa perlustrarle. veramente Dovrebbe cagare tornare a Viking. momenti. Vikings. A Tempelbro hai visto Ubba e Sigurd? La moglie di Burgred era nascosta lì. Ah, quindi Ubba avremo l'ha l'abito di riportata a Tamworth. Altair. Vabbè, guarda, mille volte meglio di quello di Ezio. Qualcosa non va. Considerando che gli occulti Mio qua già si fratello, vestivano ecco come cosa. Altair, quindi ci sta. La modalità maschio-femmina, come decide il gioco? Funziona in alcune missioni da Eivor donna, in altre uomo? Vabbè, allora, lo posso dire senza fare troppi spoiler. Diciamo che se tu fai la modalità, fai scegliere l'Animus. Per la maggior parte del tempo sei Eivor donna, perché Eivor donna è quella che ha vissuto nell'Inghilterra dell'870 e passa. Ma nelle visioni di Asgard, Jotunheim, queste cose più mistiche, diventa uomo perché sono i ricordi di Odino. Ecco, e già forse ho detto troppo.
Ubba la pensa in un modo e tu in un altro, questo è chiaro. Ma io non ho preferenze. No, tu sei qui per lasciare il segno. So che significa essere un giovane Drengr. Tu pensi alla gloria e al destino. Hai capito tutto di me. Siamo simili, morso di lupo. Semplicemente non penso così tanto al futuro quanto te. Il tuo ricognitore non ritorna. O è morto o è fuggito. Dagli una possibilità. Non possiamo rischiare che ci vedano o Burgred fuggirà di nuovo. Tu resta qui e aspetta. Andrò io. Ti farai PS5? Vabbè, non sono un ingegnere così bravo. Cioè, se trovo dei pezzi me la... Poi non credo sia legale assemblare una console e poi spacciarla per la PS5 ufficiale. Comunque, a parte le cazzate che dico, sì, prima o poi, quando costerà... Cioè, tra qualche anno, quando sono sicuro che i modelli non avranno dei problemi e soprattutto ci saranno dei giochi degni di nota e soprattutto ancora avrò dei soldi, perché comunque voglio la versione col disco, quindi è quella più costosa, allora sì, prima o poi, certo, la comprerò. Anche se in questa generazione, secondo me, Microsoft ha già vinto, cioè... Col Game Pass, basta, ciao. C'è la PS5 per le esclusive, tipo God of War, queste cose qui, ma a livello di giochi, di prezzo, qualità-prezzo, cioè Microsoft ha stravinto. Stravinto. Che poi c'è un modo per farmi comprare la PlayStation 5 velocemente. Datemi i vostri soldi e io la comprerò per voi, non per me, eh. No, 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 la comprerò per fare un favore a tutti voi. Fate tutte le sforze possibili. I danesi potrebbero bruciare i campi. E senza cibo saremo senza forze. Ops. Ah no, vabbè, la porta. Oh no! No! Non aprire questa porta. Questa è la porta d'ingresso, non va bene. Ecco, vai qua. Scusate. Unisci una PS3 e una 2, esatto, se la matematica non è un'opinione. Non capisco perché la pubblicizzano tanto visto che non la puoi comprare. E a maggior ragione diventa l'oggetto del desiderio proibito, no? Le abbiamo vendute tutte. Anche se poi si rompono. Anche se come gioco decente c'è solo Demon Souls per adesso. E poi comunque, cioè, prima o poi le fabbricheranno altre, quindi, cioè, è ovvio che le devono pubblicizzare. Alcuni youtuber si sono venduti la PS5, avuti come... No, questa è proprio carognaggine. Questo non è, come si dice, non è professionale. Merda, singhiozzo. Ho capito che ci sono pazzi che si comprerebbero la PS5 anche 6 volte il suo prezzo. Però no, no. Dove sto andando? Perché? Se non sbaglio... No, era giusto di là, che scemo. Mi sono confuso con un altro edificio. Sbaglio, era qui che c'era la cosa del padre, la madre e la voce. Forse sto flashando. Forse era Lunden. Sì, forse era Lunden. Hanno messo da parte parecchie scorte. Casse di cibo e di scorte. Burgred vuole combattere fino alla fine. Per il controllo del PS5 attira molto. Se mantiene le promesse, perché come hanno già fatto notare altri, la cosa della vibrazione... del DualSense che è una che vibra in certi punti in un certo modo per darti quella sensazione, non già, cioè praticamente esattamente come era successo con il Six Axis della PS3 nelle demo, giustamente essendo dedicato è al massimo del suo potenziale, poi nei giochi normali è sti cazzi, mi interessa. Ah merda, ah vero, c'è anche Miles Morales come gioco, però vabbè, anche per PS4, quindi
Col Game Pass e il cloud per giocare sul cellulare, quindi, cioè, sì, cioè, renditi conto. A patto che tu abbia un telefono degno, giusto? Perché col mio esplode, però in generale è un servizio incredibile. Ho visto una PS5 a 12.000 euro. Sai qual è la cosa più assurda? Che c'è gente che se la comprerebbe anche. Che idiozia. Dovremmo essere là fuori. Cercare di strappare Tamwar dai danesi. Prima dobbiamo pensare alle provviste. Ordini di Leofrid. Ordini di Leofrid. Porca puttana. No, ho sbagliato, volevo raccogliere. Tenetevelo, è vostro. Non cedete terreno. Sui fianchi. Non resisterà a lungo. Con me. Questo se n'è andato fuori direttamente, ha detto ciao raga. No, non mi fare colpire il civile, dai. Strapperò le viscere. Circolare, circolare, non avete visto niente, non è successo niente. Di solito da che ora streammi? Di solito dalle 8:30 fino a quando mi va. Di solito dopo 2 ore, 2 ore e mezza. Una volta ho fatto anche 3 ore, incredibile. Cioè non ho un limite. Inizio sempre verso le 8:30 dal lunedì al venerdì. Però questo venerdì è particolare, ma dal prossimo dovremmo riprendere io ed S psicologia a parlare di anime. Parleremo di Code Geass. Sei forse impazzito? Temevo fossi una di loro. Fa piano. Puoi usare il Game Pass sul cellulare? Come si fa? Cioè, ci sarà una app, immagino, dedicata. Stavo cercando Burgred. Sei tu il ricognitore. Speravo di poter trovare. Ah, l'indovinello di ieri. Ah, è vero che non c'è stata la risposta dei mattoni di cemento. E come lo sai? Ho visto Leofrid con alcuni uomini. Non resisterà a lungo. Sembra che qui si limitino ad accumulare scorte. Ma ha detto una cosa interessante. Ha dato ordini di inviare altri uomini dalla moglie di Burgred, Lady Athelswit. È a tempo, bro. Non più. Abbiamo attaccato il forte e riportato Athelswit a Tamworth. Lei saprà dove si nasconde Burgred. Hai sentito? Frastuono di battaglia. Ivar, ti porterò fuori di qui. Dove stai andando? Conosco la strada. Ma quando è arrivato questo? Ma chi è lui? Ma chi è questa persona? Scusate. Madò, che bella questa abilità. E ora che faccio? Combatti, forza. Madò, come lagga. La PS4 sta per esplodere. Dove sei, vigliacco schifoso? Burgred! Forse mi conviene continuare con le frecce. Qua era. Questa è l'abilità. L'abilità definitiva. Affrontami, Lord. Madò, ho fatto bordello. Se non sbaglio, qua c'è il primo covo degli occulti che si trova. Quindi ci facciamo una capatina adesso. Porca puttana. Tutta in cenere. Dannata belva. Insieme, chiaro? Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Ah, nel senso che diventi cieco, vabbè, ma ci sono cellulari grandi, quindi, boh, non lo so. Quindi, quanti mattoni di Sei cemento ferito? è per completare la Parlami. casa? No. Risposta 1. Credo di Ah! no. Che bello, effettivamente ha Benissimo. senso. Ah, lol. Non volevo che finisse così. Ti Perché non è per avrebbero ucciso, costruire una Jared. casa, è per Non avevi scelta. completare una casa, Ora non muoverti. vero, vero. Il 7 dicembre ci sarà il set... il 17 dicembre ci sarà il primo contenuto gratuito. Ma sicuro? L'hanno confermato? Perché io ho letto, ma anche quello non c'era la fonte da nessuna parte, che forse a causa dei problemi di Valhalla, dopo avrebbero posticipato il contenuto Dov'è gratuito. il tuo re, Che Sassone? già verso metà dicembre Dimmi vogliono fare la dov'è? seconda patch, anzi la terza. E Dio poi fanno anche il Padre, concedimi la contenuto, cioè lo salvezza. possono anche fare, però io avevo sentito che forse lo rimandavano. Come fa il loro Dio a trovare il tempo per rispondere a Ma io tutte sta queste persona, parecchie? scusate. Sei un incosciente, Ivar. Perché sei Sei un passato a vecchio, potevamo Twitch? morire. Perché Twitch... Chi Ah, sono io aspetta, per come impedire faccio a a un dirlo? ragazzo di Perché... farsi crescere un paio di palle? Non cercare Questo video poi scuse. lo carico su E non sai YouTube, come dirti. faccio a dirlo? No. Mi trovavo Non è meglio stato qui. lui a Mi mandarmi. limiterò a L'ho dire deciso io. questo. Sii prudente, ragazzo. Finché tuo padre non sarà re, sarai un nemico della mercia, non un suo campione. Hai capito? Sì, ho capito. Bene. Ora torna a Repton finché non saremo noi a chiamarti. Non resti un po' morso di lupo? Il re non c'è, ma abbiamo di che depredare. Andrò a Tamworth. Allora, Forse Lady l'Xbox, Atlaswit cioè ha parole più Microsoft, confortanti. allora, la Xbox come console in sé, forse non c'è bisogno di comprarla. Cioè, la forza di Xbox, Microsoft stessa ha detto che non vuole fare Prendete tutto! console war. Ma in generale, ormai il concetto di console war è finito perché Microsoft ormai dovrebbe essere qui, se non sbaglio. Vediamo se mi ricordo giusto. Microsoft vende servizi. La console è per chi magari non ha un PC di fascia abbastanza alta per potersi permettere appunto di far girare quei giochi. Perché cioè l'Xbox Serie X, poi sui nomi si dovrebbe fare un discorso a parte. L'Xbox Serie X costa solo 600 euro, che rispetto a farsi un PC di fascia alta o medio alta è poco, cioè 600 euro non è niente in confronto. Tu ti compri la console, ti fai se invece tu hai già PC, ma infatti hanno anche i Game Pass di ma io sono sicuro che fosse qua. Aspetta, devo cercare con Sinin. Cosa vedi, vecchia amica? Aspetta, sì, è qua, perché lì c'è il simbolo degli occulti. Occulti assassini. Sì, e qua c'è anche la... Ok, l'ingresso, se non sbaglio, che ci ho messo una vita per trovarlo, mi stavo mettendo a piangere. No, questo non è l'ingresso, è una bugia. Ancora c'ho gli incubi. L'ingresso dovrebbe trovarsi... Merda, non lo trovo. È qui in giro, sempre. Ah, eccolo, eccolo. Che culo. Segnalo, segnalo, Sinin. Bravo. Vabbè, però le povere Xbox vende servizi, quindi conviene comprare un Xbox se non c'hai un PC buono. Sì. Xbox Series X è 499 euro? No. Sì, sono... Aspetta, ma anche PlayStation è 500 euro? O costa 100 euro in più? No, aspettate, io mi ricordavo che costassero entrambe 600, forse me lo sono sognato. Xbox Series X, prezzo. Ah, giusto, 499, scusa, la PS5, ho sbagliato. La PS5 quanto costa? 499, ah, quindi ancora meglio. Si vede che me lo sarò sognato. Ah, quindi 100 euro in meno di quanto mi ricordassi, ma allora... ancora meglio, cioè ma comprate l'Xbox, compratela. E ve lo dice uno che ha sempre comprato PlayStation, per farvi capire. Allora, se non sbaglio, l'ingresso... Oh no, non era questo l'ingresso. Vabbè, ma siamo vicini. Dovrebbe essere comunque qua. Poi tanto la console war la vince Nintendo. Vabbè, ma anche Nintendo, appunto, non... No, lo studio è giusto, è questo.
Ah, guarda, l'ingresso è questo, dai. È giusto. Ma io c'ho questo... Perché ho questo ricordo? Forse l'hanno... Ma secondo me l'hanno patchato. Secondo me l'hanno reso più facile. Perché io ho questo ricordo... Che qui, in questo punto, c'era... Una cosa da far crollare... E qui c'era un altro simbolo degli assassini sulla pietra. Ah, che però è là. È qua. Allora, non sono pazzo. Ok, ho sbagliato il prezzo delle console, ma... Ok, il simbolo è qua. Che poi veramente devi essere uno stronzo. Devi essere veramente stronzo per mettere l'ingresso qui, quando non c'entra nulla né con il simbolo che si è visto prima né con quello qua accanto. Va bene, ok. E c'è, questo è l'ingresso. E ci andiamo, che ti posso dire. Poi tanto... fai concorrenza al Cerbero, sì. Certo. Concorrenza. Ah, ok. Aspetta. Ok, non sono matto, Visto? Eccolo. scusate, flashback del Vietnam per davvero. Ok. Infatti mi chiedevo, ma che senso ha pacciare una roba del genere? Eccolo. Porca troia. Quanto ho odiato trovare gli ingressi di questi posti. Ma che... Ma Eivor sarebbe morta in realtà. Si vede un cazzo. Guardate. Tanto vabbè, mi finisco. Ma c'è la... Ma che ci fai con Xbox? Che ci metti dentro Halo Infinite? Vabbè, no, ma col Game Pass i giochi multipiattaforma ce li hai. Valhalla, vabbè, tutti i giochi multipiattaforma standard almeno ce li hai già con un abbonamento, che rispetto a doverli comprare a uno oppure anche con gli sconti stessi della PlayStation, cioè, ma tu risparmi un sacco di soldi nel lungo periodo. Questa è una cosa di cui ci ho ragionato grazie appunto al game show di Dark Andros. Se voi non conoscete Dark Andros, il game show qui su Twitch è tanta roba. A parte che Dark Andros lo conoscevo già da prima su YouTube, però... È veramente un programma spettacolare. A tema videoludico, e che palle. Guanti degli occulti. Allora, lo posso dire che l'abito degli occulti fa veramente cagare? Veramente brutto. Contatto degli occulti. Aspetta che c'ho ansia, devo leggere tutto il resto del... Poi la Xbox Series X è più compatta, più piccola. Esatto, la PlayStation 5 io non ho idea di dove cacchio devo metterla. Orizzontale, verticale, non ho idea di dove devo metterla. Terrificante. Infatti io mi aspetto che facciano una versione più piccola della PS5. Cosa si mette a tavola? Si taglia ma poi non si mangia? Sarà un gioco di parole? Non ho idea. Aspetta un attimo. Poi su PS5 i multipiattaforma sono le esclusive della Madonna. Sì, ma su PS5 quei multipiattaforma... quei multipiattaforma te li devi... comprare te li devi, cioè i Wii multipiattaforma te li devi comprare praticamente uno a uno. Sì, vabbè, c'è PS Plus, cui io sono anche abbonato, ma i giochi PS Plus sono solo due al mese e non, cioè, per avere prodotti di qualità devi proprio aspettare un sacco di anni. Gli sconti non sono mai granché, sono i finti sconti belli. Cioè, con la PS5, in generale con Sony, se non cambia modo di fare, spendi un sacco di soldi che con Xbox ti potresti evitare. Cavete! Con la morte dell'imperatore Onorio, oggi ogni speranza di equilibrio e stabilità in Britannia è persa. Giunto il tempo di abbandonare queste terre. Che comunque a quanto pare non c'entrava niente Re Artù. Era una mia supposizione, ma a quanto pare non era così.
Sì, che poi praticamente il motivo per cui gli occulti se ne sono andati è perché con la caduta, con la quasi caduta dell'impero romano, i popoli dell'Inghilterra li hanno cacciati. Che poi si suppone che già all'epoca ci fosse di mezzo l'ordine degli antichi, per carità, però boh, mi sembra un po'. Vabbè, il Codex Magas è inutile leggerlo da pagina 4, però la storia completa è carina. È praticamente una delle ultime cose che vedrete nella Blind Run, ad esclusione ovviamente dei DLC. Però ve lo posso dire, cioè io non avevo capito, mi ricordo che dicevo speriamo che ci sia qualcosa su Amunet, poi ho letto questa pagina, la pagina 4 del Codex Magas, e non avevo capito, invece era proprio su Amunet, fighissimo. E finalmente ti viene data una risposta sul perché Amunet è stata ricordata e Bayek, ad esempio, no. Cosa che io dico da anni, ma tu devi dire no, no, c'è bisogno di una spiegazione. Va bene, ora ve l'hanno data, non rompete più il cazzo, cioè. Questo comunque non spiega perché in Origins, verso la fine, William Miles dica Bayek, è da una vita che lo cerchiamo, ma come? Perché? Quando? Bene, ora possiamo andare a Tamworth. Ma almeno compri solo quello che desideri invece di giocare quello che decidono loro quando dicono loro con l'ansia di giocare più giochi possibile. Ma veramente, ma non è che lo decidono loro, cioè il Game Pass ti dà tutto! 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 Ed è, cioè, secondo me è molto più bello avere la possibilità di giocare anche cose che tu non avresti mai comprato. Normalmente, il che è una delle cose carine del game del PS Plus. Cioè, almeno hai la scelta. Dice, me lo scarico, tante care cose. Se non mi piace, pazienza. Ci sono mille altri giochi che ho sempre voluto giocare. Che ti puoi. Allora, bisogna capire dopo quanto tempo dal Day One te lo puoi giocare. Ma sicuramente molto prima se aspetti il PS Plus. Cioè. Raga, è oggettivo. Microsoft ha vinto. Magari Xbox come console non è necessaria, ma come servizi Microsoft ha vinto tutto. Com'è il presente di Valhalla? Allora, non dico che. Allora, sicuramente è meglio di quello di Odyssey, sia per location che per storielle. Poi col fatto che ci sono Sean e Rebecca sono più contento. Diciamo che è come Origins, nel senso che alcune cose le scopri se sei tu che a un certo punto dici, ma io da un bel po' che non esco dall'Animus, vediamo se c'è qualche novità. Non c'è proprio il gioco che per ogni cosa nuova ti dice, oh, esci, eh? Non è come Brotherhood che ti diceva, è arrivata una nuova mail per farti capire che si era aggiornato qualcosa. Il finale. Allora, a me Valhalla piace molto come è scritta la storia di Eivor, anche se secondo me. È troppo lunga la questione dell'Inghilterra. Ci sono alcune regioni che io l'avrei fatta senza trama. Cioè, sono regioni, le fai lì. Magari ci metti una storiella carina, ma niente di. E invece no, per ogni regione c'è una cazzo di trama che dura 2 ore. Quindi, in totale, la storia di Eivor te la puoi fare senza fare nient'altro in una sessantina di ore. Considerando anche la Norvegia, eh. Però la trama di Eivor di per sé è bella. È bella, è collegata con. Buona parte degli Assassin's Creed, o comunque quelli più importanti, tra molte virgolette. La trama del presente non è brutta, ma ci sono alcune cose che più ci penso, più faccio. Sono quasi. Non dico. Non sono incazzato, sono infastidito Tocca a per te. alcune scempiaggini del presente. In passo è l'esclusiva, addirittura te le dà il Day One. Vabbè, l'esclusiva di Il mio Microsoft amico sono Uba è molto due. stanco, ma io non lo so. Però ora hanno questo Potresti contratto dirmi con dove si Bethesda, nasconde quindi di Burger Elder della Scrolls Famiglia 6 6? gratis, Day One, Mai. cioè già per Muta questo. e impassibile, tutto per un re che si nasconde come un ratto. Troppo codardo Vabbè, ma per non si può proteggere la sua capire, ma famiglia e la sembri, sua ma come si, gente. ma che, ma era, ma mille cose. Ma anche la tensione Hai si poteva sete? tagliare se tutti quanti erano, beh. Mio marito fa Non ciò mi è che piaciuto deve questo per la indovine. merce. Mi dissocio per E non ogni ha altra evenienza. scelta, sapendo che persino gli amici potrebbero tradirlo. Ho un messaggio per Ceolwulf, il traditore.
Potrà anche aver vinto la battaglia terrena, ma ha perso la guerra per la salvezza. C'è il fu... No. Vediamo. Un'Eivor empatica. Vi ha pugnalati alle spalle, è vero. Ma la gente di Merch ha paura. E Ceolwulf si è offerto di alleviarla. Io lo disprezzo. Di allevarla. Il futuro della Mercia sarà fondato sulle tombe dei nobili che si sono sacrificati per difendere questa terra. Più ci farai attendere, più avrai ragione. Abbiamo preso Repton, Tamworth, ora Templebro e Lady Chester. Ogni nostra vittoria spegne la vostra speranza. Ma Burgred ha qualcosa che manca a voi. Il sostegno del popolo. Gente onesta e leale. Che? I Thane e la plebe di Mercia? No, no. L'unico fedele è Leofrit. E anche lui cederà. Sì, buon Leofrit. Morirà difendendo il suo re. E riuscirà a mandare centinaia di voi all'inferno. Eivor, vostra grazia. Oh, finalmente un Assassin's Creed che effettivamente è PEGI 18, anche solo per la scena delle teste mozzate, bravi. Battute sulle palle, battute. Finalmente qualcosa di un po' più adulto rispetto al normale. Sei impressionabile, Edelsweet, ah, qui, no, qui, cattivo Ivar, cattivo. Fuori Ivar, ora. Va bene, ma se intendi restare, sappi che l'odore diventerà insopportabile. Mio Dio. Fuori da facendo così è anche più veloce rispetto al tuo discorso di prima. Potrei farti anche un bagno caldo. Tu mi stai chiedendo di tradire mio marito. Come potrei farlo? Se non lo farai, tradirai centinaia di sudditi. Forse verrete ricordati come il re e la regina che hanno abbandonato il loro popolo. Ma la guerra avrà fine. Ceolwulf manterrà la sua promessa di pace. Hai la mia parola. L'uccellino ha cantato? Burgred si nasconde in una cripta a sud, dove i fiumi Alna e Arwi si uniscono. Una cripta? Non ditemi che non è un segno degli dèi. È un tragitto piuttosto lungo. Voi tre dovete liberare la via verso Tamworth. Dove ci vedremo? Portalo al ponte di Venonis. Da lì la strada è dritta. Se avremo problemi, ce ne occuperemo lì. Quante volte ancora dovrò vederti dare spettacolo, Ivar? Spettacolo? Sono fatto così? Ammucchiate i soldati qui, che questa gente si renda conto di quale massacro attende il loro regno. Ah, ah no, quello viene dopo, ok, no. Giusto, stavo pensando una cosa con Ivar che qui ancora non c'è perché effettivamente viene dopo. Allora, dopo i fiumi... Aspetta, perché qua me lo sta segnando? Ah, può essere che fa parte della roba... Perché io ho messo a inizio gioco e finora non ho capito ancora che cazzo era. Ah, lo faccio via fiume, va. Tanto la strada è lunga. Chiunque abbia addestrato questi soldati... Io avevo messo modalità... Cioè, la difficoltà dell'esplorazione a facile. Mostrami ciò che ci attende. Io nella prima partita l'ho messa a normale ed effettivamente... La cosa della cripta dove si trovava l'ho dovuta cercare io, invece qua me la sta indicando. Semplicemente. Ma sapete che io quasi quasi metterei la difficoltà dell'esplorazione sempre a facile, perché 20 ore le ho perse solo esplorando in sto gioco. E quando dico perse, non intendo che me le sono godute, intendo proprio perse. Se c'è la... c'è Jotunheim, che ci sono alcuni punti che sono stati fatti da uno psicopatico, perché non può essere. Chissà come sarà Cyberpunk, ma io spero che dopo tutti questi rinvii sia senza... No, senza bug è impossibile. Però sia decente, dai. Ma a che punto sei della trama? No, ma sono praticamente qua all'inizio. Cioè, delle 15, mi pare, regioni dell'Inghilterra, questa è la seconda che sto provando a conquistare. (Clears throat)
Ancora che hai visto qua, non c'è... Questo è proprio l'antipasto. Dobbiamo remare in queste acque. Non ho mai detto il contrario. Forza col canto. No, no, niente musica qui, niente musica. Ignazio, quando metterai la storia di Valhalla nella cronistoria, metterai i video di questa run o della blind run? Nessuno dei due, lo registrerò una terza volta. Come ho fatto con Odyssey. Perché nella blind run ci sono i sottotitoli. Qua io ci parlo sopra, sono inutilizzabili. E di CD Projekt Red, quindi i bug ci saranno per forza. Ma questa cosa che i bug non ci devono essere... Non esiste, tutti hanno i bug. L'importante è che sia comunque ok. Ah, qui c'è la missione di Raperonzolo della principessa. La... Ecco, ora mi funziona, certo, dopo la patch. Alex è un padre di 54 anni. Ignazio è un figlio che invece ne ha 55. Perché? Alex Ignazio. Merda, ho distratto. Io sapevo quella, lui è il doppio dei miei anni, quanti anni ha adesso, però. Vabbè, però cioè, il fatto che sono padre e figlio non vuol dire che sono padre e figlio l'uno dell'altro. Cioè, questo, cioè, secondo me è questo, cioè, non è... Ignazio non è figlio di Alex. Semplicemente, punto. Discorso Game Pass è comunque soggettivo. Per esempio, il giocatore che cerca emozioni, per esempio uno dei minigiochi vedi Undertale per il gameplay, a parte che Undertale costa poco, vabbè. Quindi la domanda è, quanto Microsoft ha fatto emozionare rispetto a Sony? Sì, vabbè, ma il Game Pass è per tutti! Tutti! Cioè, non è che solo le espansioni... Ah, vabbè, forse mi conviene leggerlo tutto. Che non ho avuto neanche esclusive, vabbè, questo è vero, veramente al massimo, so che punto... Allora, cioè, come stavo dicendo prima, non è che solo le esclusive Sony sanno dare emozioni. Valhalla, come tutti i vari Assassin's Creed, è un multipiatta, ma ci sono dei momenti veramente belli. Non è che adesso se non ha la qualità di The Last of Us 2, allora una storia non è degna. A parte che anche The Last of Us 2, nonostante sia veramente ben scritta, ci sono alcuni punti che sono da schiaffi in faccia. Però, boh. Cioè, il Game Pass ti dà un bordello di giochi. Con un abbonamento che ti fa risparmiare nel lungo periodo migliaia, non sto scherzando, di euro, conti fatti. Le guardie qui sono vigili. Poi il concetto di emozione è soggettivo. Quanti soldati per una cripta? Non fanno certo. Ah, devo andare quanti qua. Quanti soldati per una cripta? LOL, l'ho ripetuto. Non fanno certo la guardia ai morti. Ho sbagliato, e niente, sono stealth come... Ah, non mi ha visto, guarda. Addio, addio. C'è una opzione che ti dice che puoi uccidere tutti i nemici a prescindere. Deve essere qua giù. Però non ha senso, cioè, che gusto c'è? Se c'è questa abilità che ti permette di uccidere nemici più forti però col quick time event, ma fatti quick time event, fa parte del gioco. Lo so. È un pasto decente. Bravo, bravo, questo era facilone. Sì, infatti, ci ho pensato un attimo, ho detto, ma che c'è? Infatti mi sembrava talmente semplice la risposta che ho detto, vabbè, sarà sicuramente una roba più intricata, invece no. Mentre la Sofas 2 non è piaciuto così tanto. Vabbè, ci sta. Vabbè, io non l'ho neanche giocato perché chi ha visto l'estate scorsa... No, quest'estate. Chi mi ha visto alle prese con The Last of Us 1 lo sa, a me la storia di per sé piace, però giocarlo veramente mi annoio in una maniera incredibile. Io The Last of Us 1 sono riuscito effettivamente a giocarlo, ho fatto anche il DLC, perché ero in live, perché c'era la cosa del vabbè non sono da solo, non lo sto facendo solo per me stesso, perché se no veramente mi viene da addormentarmi. Oh, l'abilità più bella, finalmente.
L'abilità migliore del gioco. Con questa ho vinto tutte le boss fight. Infatti, se ci fate caso, nella blind run buona parte delle boss fight finiscono sempre con lei, con Eivor che prende a frecciate la gente al rallentatore. Ghost of Tsushima ha fatto cagare. Ghost of Tsushima ancora non l'ho giocato, ma ne parlano tutti abbastanza bene, quindi sicuramente gli darò una speranza, una possibilità. Anche perché a me... Pare che mi stia avvicinando. A me piace l'ambientazione, quindi... Io comunque... Ehi, ma cosa? Non hai speranze! Mio Lord, intrusi! Mi, come è morto male? No, 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 non può essere! Stai indietro! Quello è un coltello per il pane. Intendi forse imburrarmi? Stai indietro! Indietro, ho detto! O la vedrai! Se insisti... Oh, raga, sono di... Non lo so, a me Ilaria... Dovrai uccidermi. In alcune parti mi dà qualcosa di più. No, spero che Federico questo non si offenda. Che comunque anche lui è bravissimo. Allora, Federico è bravissimo nel fare Odino. Quando è ancora più... La sua voce è ancora più grave. Greve, proprio bella. Vai. Dovrai uccidermi. Non mi ricordo se... Sì, vabbè, la cosa meninuta sarà voluta. Perché se no lo uccidiamo. Sì, io intanto prenderei questo scrigno qua, eh. Un attimo. Mi scusi, vostra maestà. Andiamo, mio signore. O faremo tardi all'incoronazione. Aspetta, c'è qualche... Aspetta, c'è questo. Situazione disperata, re di merce. Ah, ah, ah. Mi stavo dimenticando anche di questo scrigno qua. Male, male. Aiuto. A proposito di bug in AC-Unity, c'erano delle volte che le guardie ci passavi davanti e nemmeno dicevano niente nelle zone proibite. E quello è il minimo. Cioè, quello è proprio se ti va di culo con i bug. Di... E poi io... Allora, io ho giocato a Unity molto tempo dopo. Quindi quando già era tutto patchato. Quindi non ho riscontrato problemi enormi. La mia esperienza non è stata troppo tragica. Naughty Dog, ho apprezzato moltissimo Uncharted, l'eredità perduta. L'eredità perduta... Prima o poi la dovrei comprare. Che già... Allora, a me gli Uncharted piacciono. Che cosa? Ma... Dio mi dà forza! Ah, cazzo, ho sbagliato strada. No, non ho sbagliato strada. A me gli Uncharted piacciono, ma non ne ho mai speso un soldo per averne uno. Li ho sempre avuti in regalo, in un modo o nell'altro. E non sono neanche quei giochi che io dico, cazzo, adesso me lo rigioco mille volte perché è un'avventura. No. Lo gioco una volta. Cioè, fine di un ladro. Tanta, l'ho giocato... Più o meno che era uscito, eh. Poi basta, cioè... Quando è uscito nel 2016, giù di lì... E io sono 4 anni che non lo rigioco. L'ho giocato una volta, bella avventura, tante care cose. Quindi il pensiero di comprarmi uno spin-off, poi con Chloe, che io odio con tutto il cuore quel personaggio... Meh. Magari quanto costa... 8 euro... Che ora mi pare che ne costi 9, mi pare che ci siano gli scontoni e ne costa poco. Però ancora è troppo, è veramente troppo. No, dove vai? Aiuto! Il cavallo mi si è rubato il re. Fammi scendere! Ho sbagliato strada. Vabbè, guidami tu, cavallo, che io non sono buono.
credete? Credete di aver vinto? Idioti! Leofrit è partito con l'ordine. Vieni a bada quel cavallo! Ripeto, adesso il dialogo lo abbiamo perso per sempre. Credete? Credete di aver vinto? Idioti! Leofrit è partito con l'ordine di annientarvi. Zitto. Siete in grossi guai. Non ve ne rendete conto. Eivor! Di qua! Sì, se mi aiutate con quelli che stanno arrivando minacciosi. Dobbiamo andare. Svelti. Siamo dietro di te. Però salite sui cavalli, dai. Hop hop. Hop hop. Vabbè che i cavalli sono scappati, però vabbè, cioè, insomma, seguitemi, bastardi. Vabbè, non ho capito. Tutti insieme! Ti ammazza! No, ho sbagliato. Muori! Best... Ah, Sigurd, scusa. Best abilità ever. Poi col fatto che non sprechi neanche le tue frecce, proprio mamma mia. Infatti secondo me prima o poi con una patch la nerfano questa abilità, perché è veramente troppo. No, no, gli accoliti no. Anche se io nella mia prima partita l'accolito l'ho ucciso sempre grazie a loro. Signore, mi dà la forza! Ma dov'è Ivar? Ok. Forza, ragazzi! Hop hop! Oh no, vabbè, niente, si è triggerato il... Oh no, Redwald, che di solito è appunto il primo che ti becchi. Dai, devo colpirlo alla schiena, fammelo colpire. Bastardo, fammelo colpire alla schiena, però. Madonna. Vai, Sigurd. Bravo, bravissimo, Sigurd. Idiota ignorante. Ignorante lo dice a qualcun altro. Ah, vediamo se questa abilità effettivamente funziona con Redwald. Però... No, ci vuole troppo tempo e poi ha lo scudo. Dai, Sigurd, dai, spaccagli il culo. Oh, l'ho colpito alla schiena, maledetti. Non è giusto. Dovevate togliergli quella barra gialla. Ah, ora gliel'ho colpita, certo. Dai, raga. Dai, Sigurd, è fattibile. Ma dov'è Ubba in tutto questo? Ubba, vuoi aiutarci oppure... Ubba? Ubba? Niente, Ubba ha fatto lo sciopero, ha detto no. Dove sarà l'altra roba da colpire di... Redwald? Niente, Ubba ha proprio detto no. Cazzo, tutto nello scudo. Devo provare a colpirlo sempre in testa. Ecco, è finito. Non ho più... Azzope! Non ho più adrenalina. Minchia. Vai, Sigurd, vai! Ciò che nascosto ti confonde!
Allora, se se la sta prendendo con Sigurd, non è che mi può colpire così a caso, non è giusto? L'oscurità chiama, corvo. No, 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 no. Ma chi è sta gente? Vabbè, a me va bene, così mi becco altra adrenalina, per carità, però. No, Sigurd. Va bene, qui stiamo degenerando. Ora che non c'è più Sigurd a distrarlo, è finita. Ubba è diventato un coso inutile. Ivar non c'è, forse perché gli ho parlato male prima, non lo so. Ok, uno di adrenalina l'abbiamo preso. Basta lanciare cose, basta. Se avessi quell'abilità non le lancerebbe così tanto. Dai Sigurd, dai, ti aiuto io, dai, 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 dai. Dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dai, tutto a posto. Ora spaccagli il culo. Tu, ti ammazzo! Che spreco. Bravissimo, bravissimo. Dai che lo stunno tra poco. Oh no. Sia grato, sia grato. Oh porca vacca, mamma mia. Ok. No! Ero a un passo. Cazzo, manco con l'orfano di Koss. Manco con l'orfano di Koss in Bloodborne. Caputtana. Ma vaffanculo. Comunque Giangio se n'era andato. Ciao. Caputtana di quella merda troia schifo. No, mi dissocio. No, no, siamo tutti fratelli, tutti amici. Va bene, basta. Sai che c'è? Vaffanculo. Ignoro Redwald. Ci ho provato. Ora chissà dove cacchio mi fa riprendere. Allora, se il gioco è buono mi fa riprendere da quando raggiungo Sigurd degli altri. Porta Burgred. Ok, 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 ok. Il gioco è buono, dai. Certo, con Ubba attivo ci saremmo... Oh no. Niente, quindi passa di qua, è una maledizione. È ora di mondare questa terra. Ho preso il cavallo sbagliato, bravo. No, io mi rifiuto. Io mi rifiuto, addio. Certo però che se lui passa di qua e dà fastidio durante la missione, mi converrebbe poi in una partita in cui sono per i fatti miei veramente farmi un sacco. Madonna, il cavallo. Ecco. Cioè mi converrebbe veramente potenziarmi al punto tale da riuscire a uccidere Redwald facilmente. Se no è un delirio. Che si perdono dialoghi, si perdono cose. Vabbè, io ho una missione, eh. Non me ne frega niente, ciao. Tante care cose. Prima della scoperta dell'Australia, qual era l'isola più grande? La Sicilia. Perché mi pare che sia una delle isole più grandi, la Sicilia, sì. Oppure, se la risposta è l'Australia non esiste, veramente mi incazzo.
Ah, la Groenlandia, cazzo, non... io faccio schifo in geografia, non so niente. Fanculo, l'ho fatto, ciao. Adesso, adesso si deve trasportare. È familiare? È la Pangea direttamente. Mi sono innamorato ma di tuo marito. I tempi cambiano, Burgred. Manca solo l'incoronazione. Un Witan con i Lord di Mercia. Burgred, amore! Mia amata, sei ferita? Che ti hanno fatto? No, no, sto bene. Ora muoviti, Lord. Il tuo re ti aspetta. Morirete tutti, danesi. Attaccandomi avete decretato la vostra condanna. Potete starne più che certi. Presto gli accoliti conosceranno i vostri nomi. Non importa cosa farete o quanto... Già gli accoliti mi hanno rotto le balle. Faranno la caccia e vi uccideranno. Indovinando da 70 picarati. Minchia, 70 picarati non è poco. Oh, aspetta. Accoliti? E chi sarebbero? Ignoralo. Sono solo auspici e profezie deliranti. Non è vero, ti ha menato uno prima. Io cammina con me, morso di lupo. Abbiamo tempo prima della cerimonia. Dove andiamo? Da nessuna parte. Voglio solo festeggiare. Non mi sembri il tipo. Hai concluso che sono un tipo molto crudele, non è vero? Beh, d'accordo, sì. D'accordo, mi sta bene. Anch'io mi sono fatto un'idea di te. Vuoi portare un agnello al macello? Eccolo, vedi? Crudele. Troppo crudele. Ehi, voi! Sparite! Siediti. So di essere stato un bastardo, ma tu sei una vera guerriera e ti rispetto. Voglio che tu sappia che Ivar il senza ossa considera Eivor un'amica. Chi ti chiama senza ossa? Un idiota che ho ucciso in Ibernia. Ho decorato la lancia con le sue viscere. Mi chiamava così perché mi flettevo come un giunco. Non perché sei tenero come un cucciolo. Il Valhalla. Quella sarà la mia meta. Sempre sento prima della scoperta dell'Australia. Sapore dell'idromele. Aspetta. Siederò accanto al Supremo con l'ascia in pugno. Una fine degna. Prima della scoperta dell'Australia, qual era l'isola più grande? Ah, giusto. Perché se, se tu avessi scritto l'isola più grande conosciuta, ah, avevo dato per scontato che era conosciuto. Invece no, in effetti non più. Cosa vuole Ubba? Invecchiare e ciondolare in una fattoria, badando a dei piccoli Ubba. Vuole un erede. È un sogno di molti. Ma non di un guerriero, non di un Drengr. Un tempo era diverso, ma questo posto, l'Inghilterra, lo ha rammollito. Ciao Garibaldi, fa pisciare sotto. Ciao Federico, ciao. Com'era un tempo? Come me, feroce, selvaggio. Con il dovuto rispetto, nessuno è come te. Se è un complimento, non l'ho capito. Voglio solo dire che le cose erano più semplici prima. Se ti dà tanta noia, perché non vai per la tua strada? Perché è mio fratello.
Gli voglio bene. E sono disposto a fare di tutto perché torni a pensarla come me. Siamo guerrieri e lo saremo fino alla morte. Mi sono superata. Ho perso l'incoronazione. Dai, mi pare che dopo questa è finita, quindi sì. Dai, dai. Però appunto, sempre sulle 2 ore e qualcosa. I calcoli sono giusti. Na 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 na. In Assassin's Creed, aspetta, prima che, ok, in Assassin's Creed ci sarà un altro gioco dove la trama sarà interamente dedicata solo al conflitto templare, assassini occulti antichi senza interferenza, pirati, vichinghi e altra roba. Sassone, mi piace che tu mi fai domande che, cioè, non non lavoro per Ubisoft, non ne ho idea, mi aspetto di sì. A parte che comunque, che vuol dire interferenze di pirati, vichinghi e altra roba? Guarda che in ogni scontro ci sono interferenze. Cosa vuol dire interferenze? Cioè, templari e assassini non è che sono un tipo di persone. Sono un... templari e assassini sono un'idea. Abbiamo informato Repton, ma non quindi è pirati, vichinghi vanno benissimo per questo conflitto, non è che ci sono interferenze. Se poi mi dici ci sarà un altro Assassin's Creed con un protagonista che effettivamente è un assassino o un templare, allora vabbè, immagino che dopo tutto questo tempo sì. Ma non è importante, non è quello l'importante, è la trama in generale, il conflitto, Isu, cioè, non, per me non è, chi se ne frega se Eivor non diventerà mai un occulto, cioè chi se ne frega. Piedi di fronte al trono dal quale ho regnato fino a poco fa. Sei qui per accettare la decisione unanime del Witan. Sei ritenuto un re inadeguato e sei deposto. Perciò dovrai rinunciare al regno e consegnare la corona a Thane Ceolwulf. La mercia ha parlato, Lord. La corona. Sei tu, vecchio amico? Ah, sì, ti riconosco ora. Ah, perdonami. Il fatto è che la maschera della rettitudine cela il tuo vero volto. Se davvero il cielo ha errato nel volermi re, beh, perdonate la sua luce ingannevole. Amen. Ora. Il fine ultimo degli assassini qual è? Che gli uomini siano liberi, sì. Molto generico, libertà, sì. Una volta era la pace, poi si è evoluta in libertà. Abbi indulgenza per i miei o involuta, dipende dal punto di vista. Che in vita non ha mai dovuto imparare. Però appunto, perché a me non, perché io non tifo per gli assassini? Perché gli assassini hanno uno scopo semplicissimo: fermare i templari, i cattivi. Invece i templari hanno delle idee più concrete per aiutare l'umanità. Invece gli assassini, no, i templari sono cattivi, uccidiamoli, ok? Non temere, danese. Rinuncerò a questa corona, a questo regno infestato da pagani e al favore di questi ipocriti traditori. Ma lo farò solamente alle mie condizioni. Le mie richieste sono semplici. In primis dovete... Ah, idiota, guardate attorno.
Non hai più alcun Sì, vabbè, potere senza qui. templari gli assassini Conviene implorare pietà. ucciderebbero È i l'unica cosa tiranni che più questi uomini generici, queste potrebbero cose qui. concederti. Sì, gli assassini servono solo per eliminare cose che minano la libertà dell'uomo, anche a costo di far precipitare il Sì, mondo nel caos. perdonatemi. Non fatemi del male, vi Sì, gli scongiuro. assassini sono Vi terroristi, prego. certo. Me ne andrò. Tieni. Te Però la non cedo, credo, davvero. pensano di fare Tieni. tutto per un bene superiore, quindi se la cantano e Portate se la questo lord e suonano. sua moglie a Roma. Vivranno laggiù, in esilio, per sempre. Mi incorono da solo. Il Witan, legittima re Ceolwulf di Mercia, secondo del suo nome, un re giusto, un re generoso. Dio salvi il re! Che questa è questa la sala del trono, Era sia veramente avanza che la fine. schifo. Soldati merciani, in cammino verso Repton! Leofrit. Leale fino alla fine, quel bastardo. Radunate gli uomini e distribuiteli tra le porte nord e sud. Dovrà dividere le sue forze. C'è Olbert è là. Eivor, devi salvare mio figlio. Riuscirà a cavarsela, promesso. Resterò qui con Ah, ma Ceol. in tutto questo Va. Tona, che fine ha fatto? Visto che non l'ho uccisa, forse riappare adesso. Me l'ero scordato, visto che non l'ho uccisa dovrebbe riapparire. Chilometro, vabbè. Vabbè, ma i templari storici sono un po' diversi dai templari. Erano un po' diversi dai templari di Assassin's Creed. Però hanno una cosa in comune, cioè che sono stati eliminati, tra molte virgolette, da Filippo il Bello proprio perché erano diventati un ordine molto ricco e a cui lo Stato doveva un sacco di soldi, quindi per togliersi il debito, vabbè, sai che c'è, li uccidiamo, ok? Papa Clemente, lei è d'accordo? Sì. Signo Vinces. Io spero tanto che facciano qualcos'altro con un protagonista templare, però secondo me la vedo dura. Oppure fare un bel gioco finalmente con due protagonisti alla tipo Syndicate, in cui uno è un assassino e uno è un templare. Ti fai due storie parallele e poi, se proprio vogliamo fare i finali alternativi, scegli con chi ti schiera alla fine, quello ammazza l'altro, zac, fatto. Oppure si mettono d'accordo, oppure, non lo so, si inculano a vicenda, fanno qualcosa. Cioè, secondo me manca questo ancora in Assassin's Creed. Una storia doppia con due pensieri opposti. Sempre questo qui che cade, anche nella Blind Run forse Ora basta! le Hai visto Ceolbert? Mi ringrazio. Probabilmente Ceolbert. L'unica cosa che potrebbe interessargli in questo posto. Si sono aperti un varco. Devo trovare Ceolbert. Sì, hanno tagliato dei dialoghi, però chi se ne frega, sì. Ah, visto che siamo in procinto di una boss fight, questi talenti li uso, dai. Però non vi abituate, poi. Questa fa schifo come abilità. Questa è l'abilità che volevo prendere, vero? Sì. Poi devo puntare assolutamente alla roba per uccidere meglio gli accoliti. Sarò veloce. E ho sbagliato strada. Beh, non neanche tanto.
Ma che mi faccio. Ma che faccio un'apologia su Black. Cioè, già ho fatto la cronistoria. Se non se la vuole vedere, bene. Se no, amen. Cioè, non è che mi posso mettere. Boh, non lo so. Cioè, se la gente. Tanto qui. Perché il mio canale è poco seguito? Perché faccio video brutti? Forse. Perché. Magari. Ma anche perché i video che faccio sono molto specifici. E solo chi vuole approfondire mi trova alla fine. O ha voglia di guardarseli. Quindi fare un video di questo genere. Cioè, poi tra di voi che comunque più o meno siete d'accordo con me, lo trovo un po' inutile. Magari c'è qualcuno che lo trova, ma non è una roba che tu dici mizzica, se lo guarderanno in 20, una cosa incredibile. Secondo me non riusciranno più a fare come quella figata di Rogue. Se facessero. Non vuoi farlo davvero? Sì, è difficile. Lascialo sì. Andare, o ne risponderai a me. Rispondo soltanto al mio re. Per voi danesi, ho questa. Posala, Leofrit. Non hai più motivo di combattere. Come uno spin-off, sì. Resti solo tu. Ma magari posso ci fosse farlo. Uno spin-off come i vari allora, Far Cry, moglie. Però che sei templare, sarebbe un fatti sogno. Mi dispiace, Leofrit, ma a sto giro ti devo uccidere. Non puoi vincere, Leofrit. Anche se mi battessi, Ragnar, sono stato ho già affrontato molti danesi e non ho mai perso. Questo Leofrit è facilino, Stai rallentando perché ho rallentato il tempo, no? Sei un Thane valoroso. Burgred era fortunato. Ops. È mio dovere frappormi tra voi e la mercia. Mi arrenderò mai. Vai, come ho fatto nella blind run, lo sconfiggerò così. E invece. No, peccato, per un colpo. Bravo, che schivata. Bravissimo. Cosa si prova? LOL. Ai miei tempi, Eivor era tutto Valhalla. Finisci. C'è Odino che sta sempre in mezzo ai coglioni. O al re. Ho giurato di servire Burgred fino alla morte. Ho lottato e ho perso. Sappiamo entrambi come finirà. Un nobile Thane che combatte un'ignobile guerra. Burgred lo ha abbandonato tradendo la sua fiducia. Se fossi in Leofrit vorrei saperlo. Perché privarlo dell'estrema gloria? È pronto a raggiungere il suo dio da valoroso guerriero. Risparmiarlo lo umilierebbe soltanto. Se lo sapesse, infrangerebbe il giuramento. Allora scegli, verità o gloria. Dishonored 006. La tua recensione finale di Assassin's Creed l'avremo dopo i DLC o dopo che sono uscite tutte le puntate su YouTube? Allora, no, dopo tutte le... buonasera, sì, tra poco chiudiamo. No, allora, dopo tutte le puntate di YouTube della Blind Run, ma forse anche un po' prima... No, facciamo dopo tutte, tanto non ho fretta. Vorrei fare poi una live qui su Twitch in cui si parla spoiler di Valhalla. Sono le prime idee e magari alcune cose che dirò in quella occasione saranno poi nella recensione finale. Ma esattamente come Odyssey, per una recensione vera e propria aspetto che finisce tutto. Quindi se ne riparla tra un annetto. Uccidilo, vai. Ti sei battuto bene, Leofrit. Con onore. Raggiungerai il tuo dio, non ho dubbi. Sono pronto. Noi Norreni abbiamo un nome per chi è coraggioso quanto te. Drengr. E tale io ti dichiaro. Non se lo meritava. L'ha scelto lui. Vieni, torniamo indietro. E quindi attento, da ora in poi gli accoliti ci daranno la caccia. Ho solo qualche graffio dalla battaglia, tutto qui. Bello.
Queste ferite guariranno presto, sei fortunato. Mi sono lanciato su di lui. Non l'ho neanche sfiorato. Sapeva che non ci sarei riuscito. Dovevi restare nascosto, Chenkert. Non era la tua battaglia. Lo era. Era anche mia. Mia, tua, di mio padre. Dovevo battermi. E l'hai fatto. Hai mostrato coraggio, audacia. Non sei più un ragazzo. Tornando a Leofrit, perché hai scelto di ucciderlo? Leofrit era un guerriero che conosceva il prezzo della guerra. È morto difendendo un'idea in cui credeva. Ha dimostrato onore. Io credo di capire. Domani non ci sarà la puntata di Blindland di Valhalla. No, esatto, come ho detto su Instagram, no, se faccio 7 episodi a settimana divento matto. Quindi no. Al massimo domani, cioè sabato e domenica, ci sarà la live di ieri e la live e domenica la live di questa. Così, per gradire. Però Blindland no. C'è Olbert! Guardati! Stanco morto e coperto di sangue. Con quel coraggio potresti diventare un capoguerra. In tutto questo mi dovrei anche rileggere per la 74esima volta il mio libro per poi sistemarlo per la pubblicazione. Che io dicevo no a dicembre, però mi sa che sto libro lo pubblico a gennaio. Un principe, direste voi. Il futuro erede al trono. È un titolo importante. Dovrai essere giudizioso. E scegliere di chi fidarti. Figlio mio, stai bene? Lunedì un altro episodio della cronistoria? No, abbastanza. Questo lunedì no, il 14. Perché la cronistoria con Odyssey, visto che è già molto lungo, faccio ogni 2 settimane anziché 3. Quindi essendo uscito il 30 novembre, il prossimo è il 14 dicembre, poi 28 e così via. Sempre che riesco a farli, però se riesco a gestire il tempo... Finora in 2 anni ormai che faccio questo tipo... Cioè, 2 anni che li faccio in maniera... con delle scadenze, no? Sono 4 anni che faccio la cronistoria. Finora non ho mai ritardato, poi mai dire mai. Un giorno potrebbe anche capitarmi di lavorare, pensate voi che orribile tragedia. Infatti quando stavo facendo quest'estate lo spettacolo teatrale, ed ero sempre buttato durante le prove, che era un lavoro a tutti gli effetti, lì veramente ho temuto di non farcela, anche perché tornavo a casa che volevo dormire e basta. Fai la tua parte, vai. Uba e Ivar hanno perso molti uomini. Vuoi mostrarci gratitudine? Mantieni la tua promessa. Ma certo. E presto tutta l'Inghilterra saprà che il regno di Mercia ha un nuovo potente re. Gli altri regni d'Inghilterra non approveranno la tua scalata al potere. E anche nel mio allora regno qui non vorrei fare il puntiglioso. I soldati di Burgred perché Odyssey ha fatto di peggio. Si opporranno ma qui a noi in tutta hanno la sbagliato la data storica perché in teoria sto siamo per ancora nell'872 873 ma rimani qui nel Ceolwulf è diventato re. Ora lo cerco. Manderò perché l'avevo cercato prima. Sigurd, se posso mi sentirei meglio se Ceolbert fosse altrove mentre la situazione si stabilizza. Ceolwulf è salito al trono. Ah no, cazzo, è giusto. Hai un cavallo. Ma allora aspetta, ma è giusto? Sì, un giovane destriero. E quindi? Leobald. D'accordo. Cazzo, cavalcherò con te fino al fiume Nilo. Allora l'ho letto un'altra cosa. Da solo. Allora meglio. Grazie, meglio. Sigurd. Tu mi ridai serenità. Però vi posso assicurare che una morte di un personaggio l'hanno sbagliata di qualche anno. Il che comunque non è gravissimo, sì, perché anche nel primo Assassin's Creed si sbagliava di un anno o due con alcune morti. Con Odyssey proprio terrificante, visto che Pausania muore 40 anni prima. 40 anni, 40 anni. Prendi l'orso di lupo, il segno di amicizia. Se ci chiamerai, noi Ragnarsson accorreremo. È un onore, Ubba. Ivar è scazzato. Quel bastardo vuole entrare nelle tue grazie, ma posso farlo anch'io. Sono davvero commossa, Ivar. È un piacere. La nostra amicizia è la cosa migliore di tutta questa faccenda. E forse anche il giovane Ceolbert.
Oh. Mi fa piacere. Bene, ora possiamo rimettere Eivor uomo. Questa parte l'abbiamo fatta. Basta. Dovrei tornare da Ranvi. Devo darle la buona notizia. Però prima devo... O forse dovrei tornare da Ranvi. Dila fra... Ora gli accoliti ti daranno la caccia e ti attaccheranno a piena vista. Esatto. Credo sia tempo di tornare da Ranvi. Le darò la buona notizia. Che paradossalmente il fatto che gli accoliti ti diano la caccia è una cosa buona, perché così non devi stare ore per le strade a cercarli. Il problema è che sono all'inizio una spina nel fianco. Però da un punto di vista... Allora, canonicamente immagino che qui veramente si può scegliere in base a come te la senti. Allora, per come vanno le cose, secondo me in maniera canonica Eivor, donna, raramente, forse mai, forse una volta, dà ragione a Odino. Quindi, quindi fa tutto il contrario di quello che gli dice. Se Odino gli dice ammazzalo, lei lo risparmia. Quindi lo risparmia, quindi trova la lista, la brucia, gli accoliti non le danno la caccia attivamente. Queste sono tutte pippe mentali mie. Questa ascia si vende al primo mercante. No, in questo gioco le armi sono solo quelle, non si vendono. Qui si... Ecco, ecco un motivo per cui è difficile fare soldi in sto gioco rispetto a Odyssey, Origins. Qui le armi non si vendono. Neanche le armature. Va bene, allora, aspetta. Animus. Ok. Allora, vabbè, andiamo a Ravenstorp, facciamo la discussione con Randvi e poi... Poi stacco. Ah, ti dà... ok, non è un'arma, quindi è un'ascia a caso, ok. Un uomo si rilassa su un prato, ma viene accoltellato da un uomo che poi fugge in un vicolo. Arriva immediatamente la polizia, che riesce immediatamente a capire la sua via di fuga. Com'è possibile? Torna a piangere lunedì prossimo. Allora, intanto stavo pensando che Tonna non è apparsa, quindi magari la rivedremo in qualche altra saga più avanti. Forse, forse, non ho capito. Viene accoltellato da un uomo che poi fugge e riesce immediatamente a capire la sua via di fuga. Si rilassa su un prato. Scusa, si rilassa in un prato e quello che la coltella fugge in un vicolo. Che prato è? Dov'è? Cos'è? Central Park? Cos'è? Non è la più... Sì, le scie di sangue. Cioè, non penso ci sia... Oppure c'è un prato, pure c'è l'unico vicolo della zona. Magari si è chiuso in un bagno pubblico dentro Central Park ed è lì per forza, non lo so. Aspetta, ma quindi veramente l'ascia di Ivar è un oggetto del cazzo? Forse neanche te lo dà come oggetto, è solo la scenetta lì. No, è quella effettivamente. Sai che non ci avevo mai fatto caso? Ivar ha donato questa ascia a Eivor, abbastanza inutile. Cazzo, non l'avevo mai letta. Che stronzo. Vabbè, so, ma ciao. Io do consigli. Sigurd e Eivor è scogito. Ma sì, il posto è qui. Mio padre mi ha detto. Risposta lunedì. Servono solo pane. Oppure potete cercare su Google e trovare la risposta. Ma credo che tuo padre non abbia tutti i torti. Sì, stava semplificando, certo. Servono anche vestiti, riposo. E buona compagnia, ovvio. Non è così poco, a ben guardare. Già,
Ah, è un piacere trovarti qui, Cheolbert. E tu chi sei? Merito di Sigurd. Ah, no. È stata una buona guida e un'ottima compagnia. Mi ha raccontato storie incredibili. Le migliori riguardavano te. Spero nulla di troppo imbarazzante. Un paio non erano niente male. Perdonami, Eivor. Notizie dalle Decestershire. L'alleanza è vinta. I figli di Ragnar sono amici del nostro clan. Ottima notizia. Bel lavoro, voi due. What? Oh no, non mi dire che c'è tutta quella parte dell'attacco. Oh no, io volevo chiudere. Volevo chiudere, vi prego, no. Ma, no, ma è obbligatorio? Non c'era la cosa che doveva essere a livello 3 di... No, forse è un caso allora. Che nella blind run mi era arrivata... Aspetta. Ah no, mi è arrivata a livello 3, ok. Ma quindi è una cosa matematica? No, vabbè, sei tipo io non facevo né la caserma né niente, non ci arrivavo a livello 3. Però secondo me in realtà è una coincidenza, nel senso arrivati a questo punto, considerando che dopo si va a caccia di Gorm... Ah, qui si sblocca la Villandia. E allora sì, allora c'è l'attacco. C'è l'attacco, sì. Se non ricordo male. No, ma poi sono i capelli che sono del modello di Cassandra. Poi la forma del volto non c'entra una favazza con Cassandra. Un tempo il titolo di Jarl si riferiva... Anche qua mi si è bloccato il gioco, ho paura. Ma il significato è mutato. Ora uno Jarl può essere un capo, una guida o un uomo ricco e influente. Il mondo è sempre più grande, ma diviso in piccoli pezzi. Il nostro linguaggio deve sapersi adattare. Un concetto interessante. Che palle, certo. Volevo staccare, se mi ricordavo sta cosa imparare, salvavo prima e ciao. Insegnare. Allora illuminaci. Ricorda tutte le nostre recenti conquiste. Il clan ha sete di conoscenza. State chiedendo un discorso? E Doug, borbotto. Ma poi in questi corni, quanta birra ci può stare? A me sembrano stretti. Secondo me non hanno molto volume. Mi rivolgo a voi con una storia di gloria e trionfo. Ho viaggiato molto dal nostro arrivo e ho conosciuto le strade e i campi di questa Inghilterra. E grazie ai miei viaggi abbiamo stretto forti alleanze con l'onorabile Ceolwulf, re di Mercia, ora nostro amico. E a sud, dove la Jarl Soma e i danesi di Grantbridge ci hanno solennemente promesso lealtà. Per mano di Sigurd e per mano mia, il vincolo che ci lega a... Ti stai innalzando allo stesso livello di Sigurd in queste tue storie. Sì, di fatto lo è. Lui staccia. Approverebbe se fosse qui con noi? Allora, Sigurd sarebbe fiero di me, già l'ho detto. Io non affermo di essere pari a Sigurd. Invece silenzio, Doug, stai zitto, credi. Silenzio, Doug. Vuoi condurci in una tempesta sebbene il mare sia calmo? Io dico quello che voglio. Cioè che tu stai solo dando aria alla bocca. Allora respira, Doug. Quell'aria ti farà bene. Ah. Un maestro del canzonamento l'ha fottuto. E così io alzo il mio corno a Sigurd, che possa tornare presto tra noi, e al clan del Corvo, grandi amici e grandi guerrieri. A Sigurd. A Sigurd, che torni presto a liberarci di te. E che tutti voi possiate bere di gusto, come sta facendo Doug. Scusa! Cioè, comunque Eivor ha una pazienza incredibile con Doug. Credi che non riuscirei a ferirti? Certo non con le parole. Ma capisco la tua spavalderia. I miei occhi sono bene aperti. E osservano la tua ansia di derubare Sigurd della sua gloria. Godiamoci la mia gloria immeritata, sono parole assurde. Sai che non mi ricordo se io avevo detto la mia gloria, forse sì. Dai, sono parole assurde, io. Doug, cosa dici? Ciò che dici è privo di senso, Doug. Come avrei scatenato la tua ira? Proprio come pensavo. Tu... Un attacco dal fiume! Mi sembrano danesi! Danesi? E quanti? Troppi.
Venite, la battaglia è in furia. Norvid, grande personaggio. Che cosa vogliono adesso da noi? Chi è in grado di combattere prenda le armi. Gli altri restino qui. Con me! Ma Ottaviano già è lì? Perché già è lì se... No, vabbè, perché è una coincidenza il fatto che arriva a livello 3? Perché quando arriva a livello 3 il come si chiama? L'accampamento, il villaggio di Ravenstorp, c'è la cosa che tu dai il benvenuto a Valka, e mentre tu parli con Valka c'è Ottaviano che ti saluta, e lei, ma chi è lui? Non ne ho idea. Quindi in realtà Ottaviano, vabbè. Quindi in realtà... Interessante, quindi a livello canonico... Prima di concludere questa cosa dei Ragnarsson, già bisogna portare la cosa a livello 3. Beh, c'è Valka, ok. Eh sì, io sto attento ai dettagli. Qui non troverete altro che la morte! Ed è proprio perché io sono una persona attenta ai dettagli che Ubisoft mi ha fatto diventare Anod. Per il clan del corvo! Il potesco è scaduto! Vai, Ethan, vai, spacca i culi. Bravo, Ethan, bravissimo. Ethan, non hai concluso qua. Vabbè, raga, vi devo uccidere. Cazzo. Sono forti, oh. Super resistenti. Non hai speranze. Date fiamme. Uccidete tutti senza pietà. Madonna, come gli ha staccato la testa a pugni? No, forse non erano pugni, però. Mi sono girato un attimo. Anche sull'altro lato. Aia. Basta giocare. Ah, ok, c'era, questa era l'animazione. Ho usato l'ash. Lurido sacco di sterco. Carori, con onore! Nuovi arrivi. Infatti si è mischiato tutto. Cioè, ho appena finito la cosa, nuovi arrivi, chissà se c'è Valka con loro. Un bordello. Sono mischiati tutti i dialoghi. Ho rotto Ravenstorp. Anzi, come dico in italiano, Ravenstorp. Ce ne sono altri. Non lungo i fiumi. Forse ce n'erano, ma hanno cambiato idea. Stando ai simboli che portano, credo giungano dalla Gotlandia. Ma senza sopravvissuti da interrogare, non lo sapremo mai. Beh, eccone uno. Questo verme stava cercando di trascinarsi al fiume, sperando di sfuggirci. Abbi pietà, amico mio. E potrai trovare in noi degli alleati. Avrò pietà se la tua lingua sarà rapida. Da dove venite e perché ci avete attaccato? Veniamo. Ah no, non c'entra niente con la Villandia. È quello della anche orientale, vero? Bramosi di argento. Siete andati alla deriva. Vi trovate in mercia. Questi erano gli ordini. Di chi? Ora basta. Cane schifoso,
sei solo un vagabondo in cerca d'argento. Finiscilo e basta. Con il silenzio non avrai alcuna pietà, Godo. Te lo chiederò ancora. Chi vi manda? Ci manda il vento. E i fiumi ci porteranno a casa. Sta implorando la morte. Accontentalo. Oppure usalo come messaggero. Che dica alla sua gente che cosa gli aspetta. Sì, tanto poi Dagge lo ammazza lo stesso. Spero che in patria qualcuno ti pianga. Noi non lo faremo. Eivor, avrei potuto farlo seguire dai... Sì, tanto l'avrebbe ammazzato Dag, tranquilla. Qualcosa. Il prezzo di un tale oltraggio è la morte, Randvi. Sigurd avrebbe fatto lo stesso. Non posso pensare a una strategia se il mio parere viene ignorato. Oh, risparmiare quell'uomo avrebbe significato annunciare al mondo che siamo dei codardi. Ora invece questi danesi impareranno a temerci. Bello comunque che i dialoghi sono sempre gli stessi. Ha ragione. Più o meno. Per una volta sei saggio. Prego gli dèi che lo sarai sempre. Ripuliamo questo caos e togliamo i corpi dal campo. Sì. Io comunque avrei seguito il consiglio di Randvi, sì. Cioè, ma che cazzo vuol dire ucciderlo? Cioè, usalo come per spiarli. Invece no. Morte. Morte. Comunque, siccome voglio vedere se cambia una cosa, quando arriverà il momento della Villandia, che è tanta roba, aspetterò prima di fare Jotunheim. Voglio vedere se cambia. Oh, c'è Olbert, ciao. C'è Olbert, stai bene? Sì, ma avrei voluto essere all'altezza della sfida che si è presentata e non nascondermi qui nella Casa Lunga. Hai fatto ciò che ti era richiesto. Hai difeso la gente e te stesso. Lo so, è che... Le forze all'esterno erano sufficienti e tuo padre non sarebbe stato tenero con me se ti fosse accaduto qualcosa. Lo so, ma non voglio che l'ombra di mio padre oscuri le mie prospettive. Voglio imparare, non limitarmi a guardare. Ne sono certo, ma ne avrai occasione. Bom. Basta, basta, prima che succeda qualcos'altro, basta. Allora, tra le missioni ci dovrebbe essere anche... No, dov'è? Demone, nuova casa, raggiungi livello 4, mercenari, storia, una saggia amica. Sì, ok, Valka è nelle missioni. Va bene, per adesso va benissimo così. Salvataggio manuale 3, sì, non sbagliamo. Non sbagliamo. 12 ore, oh, soltanto 12 ore, oh, ma com'è possibile? Il tempo è volato, oh, oh, non è vero. Le ho sentite tutte, ma va bene. Comunque, buonanotte a tutti quanti, grazie per essere rimasti anche più del dovuto, e noi ci vediamo lunedì per continuare le magnifiche avventure di Eivor non canonico. Evviva!